Facciamola ora. Fatele quando vi vengono. No, cioè più che altro una sollecitazione su un tema che se si poteva affrontare anche eventualmente. Cioè il tema generale di tutti i laboratori dal basso, cioè ne abbiamo pensato come diciamo un modo per discutere un argomento generale che è quello dei servizi dell'ecosistema, cioè essendo il parco, di cui parlo da molti, un mosaico di aziende agricole Sì. sostanzialmente. Durante tutti questi laboratori la domanda, diciamo, costante che noi ci poniamo è come le aziende agricole possono apportare qualità all'ambiente e al territorio attraverso le loro pratiche, sostanzialmente, cioè facendo impresa, facendo attività agricola, diciamo, più che impresa, perché l'impresa è una cosa abbastanza differente dall'attività agricola, parlo da agronomo. La domanda che io mi ponevo era: il lupo, cioè la presenza del lupo, può essere considerato come un indicatore di qualità ambientale? Cioè io, diciamo, azienda agricola, posso dire che io, diciamo, il mio ambiente è, diciamo, perfettamente conservato e ne è. Però uno degli indicatori di buona conservazione dell'ambiente è anche la presenza del lupo. Cioè può essere utilizzato come indicatore. Non so se è chiaro. Assolutamente, assolutamente chiaro. Stavo cercando il punto fra quelli che avevo messo a fuoco. Cioè perché questo potrebbe essere trasformato da problema a risorsa, cioè potrebbe essere un. Il secondo punto è quello che, in cui pensavo di toccare questa cosa, è che è quello che. Allora, questo è l'elenco delle tematiche che io stamattina vi ho letto, vi ho accennato meglio, e che vorrei che diventasse più che una cosa di tipo come è stato questa mattina, cioè io sono un esperto di lupo, ho cercato in tutta modestia ma di farvi capire quanto più possibile della biologia, del comportamento, dei problemi di conservazione e così via. Il taglio che volevo dare a questa chiacchierata pomeridiana è più invece un confronto, e quello che stai dicendo ora è uno degli spunti. Io ne ho sintetizzati 8 o 9, poi in realtà un paio li abbiamo già ampiamente toccati e trattati, per cui forse non varrà nemmeno la pena di spenderci più che tanto tempo. Però uno di questi. Vado? Sento l'eco. Però dicevo che uno di questi è sicuramente il capire come questa presenza possa, tra virgolette, diventare un valore aggiunto per gli operatori sul territorio che pagano un costo perché sono loro che alla fine, come dire, subiscono un danno, un problema, hanno comunque un disagio, anche se il danno venisse risarcito integralmente in tempi brevi e senza troppi problemi di gestione. Io ci arrivo a questa cosa, però avevo messo un ordine che è questo. No, ma per capire, come dire, adesso dobbiamo tararci un po' insieme. Nel senso che io ho messo una sequenza perché mi era sembrata una sequenza logica. Se leggendo pensate che bisogna modificare o anticipare, però in questo caso io per esempio ho bisogno di parlare prima del punto numero uno, che è quello che leggete lì di fronte. Ovvero, in tutte le attività imprenditoriali esiste un cosiddetto rischio di impresa. Vedete come ho impostato il seminario? Questionario, confronto, dibattito aperto fra addetti ai lavori, nella logica del cittadino responsabile e consapevole, tra operatori e Giorgio Boscagli. Che intendo per cittadino responsabile e consapevole? Che qui dovremmo cercare di non fare il gioco delle parti, cioè quello che difende
a tutti i costi e mette come prioritario l'interesse di una parte, il conservazionista, la tutela del lupo, l'operatore zootecnico, la produzione dell'azienda, e ho cercato proprio in questa fase del pomeriggio di guardare al problema della presenza di questa specie sotto diversi aspetti. Responsabilità, ecco perché ho parlato di cittadino responsabile e consapevole, che incombe su ciascuno di noi come cittadini italiani, costi che la collettività è disposta a sostenere per avere sul territorio un valore, ma prima bisogna mettersi d'accordo sul fatto che dovremmo essere, se non tutti, quasi tutti, non solo noi presenti qui, ma tutti quelli che sul territorio insistono, d'accordo sul fatto che sia un valore. Non è vero che tutti pagano allo stesso modo i cittadini responsabili della collettività, per questa presenza, perché indirettamente molti di noi, quelli che pagano le tasse, io ci sono, penso anche tutti voi, pagano con le proprie tasse, come dire, quello che poi lo Stato italiano che ci rappresenta tutti trova il modo di far avere al soggetto che individualmente come dire, affronta il costo in termini economici, in termini di disagio, e quindi l'operatore zootecnico. Per avere questo valore sul territorio, quindi il nostro è un costo, come dire, mediato, mentre quello dell'operatore zootecnico è un costo diretto e immediato. Allora, intorno a questo nocciolo di riflessioni io ho messo una serie di punti che vorrei affrontare con voi, ma vorrei davvero che li affrontassimo con uno scambio, cioè come hai fatto te adesso. Hai lanciato una palla. Vediamo come è possibile cercare di tenere al centro questa palla con il contributo di tutti quelli, dedicando ovviamente per evitare che poi ci sfilacciamo 2 ore su un argomento e non tocchiamo gli altri. Direi, io non so, a che ora volete più o meno chiudere? Quando si è detto? Le 5, le 6? A che ora si era detto? Non me lo ricordo io il programma, che cosa prevedere, ma tanto per darci, senza essere. Ma diciamo 5 e mezza, intorno alle 5 e mezza va bene, 5 e mezza, 5 e tre quarti, senza essere rigidi sull'orario e senza essere rigidi sui tempi da dedicare a ciascun argomento, però perché sia nella logica del cittadino responsabile e consapevole, chiaro a tutti che su un argomento non possiamo stare un'ora se vogliamo affrontare anche gli altri, e quindi che quando è, ecco, diciamo 2 ore, 2 ore e un quarto, io ne ho fissati 9, 7 almeno li vorrei trattare, 2 ore, 2 ore e un quarto, direi non più di un quarto d'ora d'argomento. Allora, vado al punto numero 1, ho voluto che ci fosse la proiezione in maniera che tutti voi aveste di fronte la sintesi che io ho fatto, nel senso che queste sono cose che non è che ho fatto copia e incolla, me le sono, come dire, sintetizzate in testa, ho cercato di condensarle. In tutte le attività imprenditoriali esiste un cosiddetto rischio d'impresa, che è determinato da moltissimi fattori, le condizioni di mercato, per esempio gli orientamenti della moda, l'appeal, cioè l'attrattività del prodotto, per esempio la capacità di incontrare il gusto del pubblico e la qualità della concorrenza, che sono due elementi contrapposti, quelle legate ai servizi più o meno garantiti, per esempio la disponibilità costante di energia e o di trasporti e o di infrastrutture, quelle di origine antropica, quindi la qualità degli operatori che ti lavorano dentro, le problematiche sindacali, i livelli di tassazione sui beni prodotti, sono tutti esempi, non sono esaustivi. E tanti altri ancora che possono costituire un rischio di impresa, cioè io imprenditore, adesso lascia perdere la differenza se è impresa o non è impresa l'attività agro-zootecnica, per me è impresa di qualunque genere essa sia, poi ha, come dire, le sue caratteristiche, quello che mette su una fabbrica di frigoriferi ha un'impresa, quello che mette su un allevamento di pecore altamurane ha un altro tipo di impresa, ma sono entrambe imprese. Ma anche fattori strettamente ambientali, nel senso che se andiamo a fare le valutazioni di quali sono i rischi di impresa per un operatore agro zootecnico o agricolo o solo zootecnico, per esempio le condizioni atmosferiche per le attività agricole,
ti arriva l'anno brutto, ti arriva la grandinata terribile, è un rischio d'impresa. Oppure la presenza di predatori, sto entrando progressivamente più nel dettaglio, come il lupo per la zootecnia. Questo è un argomento che io affronto da molti anni, ovvero da che è cominciato il problema dell'indennizzo dei danni, il problema, l'esigenza di affrontare il tema dell'indennizzo dei danni, e mettendo a fondamento di tutte queste riflessioni il fatto che chi è che riconosce al lupo il valore, il bene? Di bene della collettività nazionale, la normativa nazionale, oggi anche quelle europee, ma queste riflessioni nascono dagli anni 70, quando ancora eravamo di là da venire per la Convenzione di Berna e di là da venire per la direttiva Habitat. Allora, se è un valore che viene preservato l'interesse della collettività nazionale, così come tutti noi paghiamo le tasse per mantenere in piedi il Colosseo o Castel dell'Ovo, ripeto, o Museo degli Uffizi, tutti noi dobbiamo essere disponibili nella stessa misura a garantire quello che serve per mantenere l'esistenza di una specie animale o poi nella direttiva Habitat molto più amplificato il mantenimento di certi habitat. Quello che mi piacerebbe, e qui passerò la parola a voi, ciascuno, ma proprio per confrontare le idee, perché se no non riusciamo mai a stabilire un terreno comune di riflessione, ciascuno di questi fattori, di tutti quelli che ho elencato e molti altri, questi fattori rischio, incide sulla produttività. Significa, io investo 100.000 euro, ne guadagno 30.000 in un anno, il mio investimento ha fatto una resa del 30%. E quindi sulla produttività e sul reddito, e quindi anche qualche volta quando l'investimento non è più coperto e garantito da quello che noi, come dire, ricaviamo da questo investimento, sulle possibilità stesse di sopravvivenza dell'impresa. E stiamo vivendo un periodo della storia del paese e del continente che ci fa capire che ogni giorno parlavo con Giuseppe apprezzando le bellezze di Ruvo di Puglia e facevamo anche dei ragionamenti perché secondo me nella storia dell'economia, come dire, la storia dell'economia è importantissima per capire la storia di una città, di un paese, di un ambiente. E vediamo tutti, qui come me lo diceva lui, ma se venite su a Prato Vecchio dove risiedo io da 5 anni, ogni 15 giorni c'è un negozio che espone il cartello vendesi, affittasi, cedesi attività. Quello significa che quelle piccole, piccolissime imprese non ce l'hanno fatta. Allora, quale percentuale ritenete ragionevole o comunque tollerabile in termini di reddito di impresa perduto, dovuto a questo rischio e perché? E qui mi piacerebbe sentire voi. Io adesso non ho in mano una statistica di livello nazionale e prima di andare a pranzo di sotto abbiamo ragionato, ma direi quasi più scherzato, sul fatto che è molto difficile arrivare a capire quello che è l'effettivo danno che i lupi arrecano alla zootecnia e quindi che determinano, in termini, scusate il bisticcio, di riduzione del reddito dell'impresa, perché c'è il truffaldino, c'è quello che, come dire, il limite oggettivo dovuto alla difficoltà di attribuire effettivamente la responsabilità di un danno al lupo, al cane, al canide, all'ibrido e così via. C'è la difficoltà, spesso vi facevo l'esempio sorridendoci, ma all'epoca fu una cosa che destò scalpore del giudice che si convince che l'avvocato di quello che aveva fatto evidentissimamente una truffa, perché qualsiasi dato biologico, naturalistico, per quanto ben proposto come quello che gli avevo proposto io, dicendogli ma guardi che non è pensabile che questo abbia avuto un danno di 40 capi di bestiame adulti, da 3-4 quintali l'uno in un'area geografica ristretta, perché? Perché un lupo mangia questa quantità di carne e non, come dice l'avvocato, fa di un vitello un antipasto, cercando cioè di usare come dire, una qualità del dato il più possibile alla portata di tutti, non con la disquisizione tecnica, cioè se io sono un lupo e peso 36 kg, non è pensabile che mangi decine e decine di carne, di chili di carne al giorno, no? Nonostante questa
apparente linearità del ragionamento, trattandosi di un animale come il lupo, io dico probabilmente se avessimo parlato di un altro animale il problema sarebbe stato diverso, è stato facile convincere il giudice che un lupo di 30-35 kg di un vitello di 100 kg fa la colazione. Allora, tenendo insieme tutti questi spunti di riflessione, mi piacerebbe capire, pur non avendo un termine di confronto accettabile, quale pensate che in un anno possa essere una percentuale di perdita tollerabile, accettabile, cioè che non comporta, ed ecco perché dicevo non facciamo ciascuno le difese, il mio livello di tolleranza è zero, questo non è pensabile perché se esiste un rischio di impresa una qualche quantità ci deve essere messa dentro, può essere l'1%, può essere il 90%, ma ci deve essere. Qual è il livello di rischio di impresa che secondo voi, e quindi di perdita di produttività, è ragionevole? Ed è, io pensavo, devo dirvi, quando ho buttato giù queste cose, non so quanti di voi siano operatori zootecnici, ce n'è qualcuno? No, ecco, io da come ci eravamo sentiti per telefono, avevamo scambiato qualche idea, però poi so benissimo come vanno queste cose, che tu pensi di avere tutti i veterinari e invece c'hai tutti quanti i farmacisti, pensi che siano tutti farmacisti e il giorno dopo vengono tutti Zappaterra e così via. Pensavo di avere un confronto più diretto con gli operatori zootecnici, perché in realtà questa domanda sarebbe da rivolgere, ed è un suggerimento, un sollecito che faccio agli amici del parco dell'Alta Murgia, di magari creare qualche momento di confronto in cui mettere di fronte alla realtà gli operatori zootecnici dicendogli: noi vogliamo aiutare, sostenere, promuovere e garantire la continuità e il futuro, però ci dovete dire in tutta onestà intellettuale quanto siete disposti a rischiare sotto questo fronte, perché per noi è importantissimo che voi sopravviviate, che voi andiate avanti, ma è altrettanto importante che noi, che nasciamo per conservare i valori ambientali, in primis quelli delle specie prioritarie della direttiva, siamo qui ed esistiamo per questa ragione. La parola a voi. Io faccio da moderatore, vi prego, scusate se sono andato un po' lungo, ma sarà necessario farlo come introduzione per ciascuno. Aspettate, io faccio da moderatore, alzate il dito e vi do la parola. Le chiedo scusa, gli amici che stanno curando lo streaming, che dobbiamo fare? Ogni volta dobbiamo. Allora questo lo teniamo sempre acceso per cortesia, in maniera molto. No, 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 se grida ci rincoglioniamo tutti quanti, non è possibile. Allora c'è. La bigia del furto di bestiame, okay. Allora, ok, facciamo degli interventi puntuali, non voglio fare io la risposta poi, su ognuno. Poi volevo sapere un'altra cosa, l'habitat secondo lei del lupo, perché qui il rischio è confrontato alla presenza del lupo, giusto? Sì. L'habitat ideale del lupo, quale dovrebbe essere? Le spiagge di Rimini. No, dico, volevo... L'ho detto stamattina, è una specie talmente eclettica sul piano quindi ecologico. Quindi non il bosco? No. Assolutamente anche, no. Anche un seminativo nella mesa centrale della Spagna ci sono più lupi in mezzo ai campi di girasoli coltivati. Sì, ma per io dico qui, dottore. Qui. Ma oggi per me la Spagna è lì dietro. Cioè la Puglia centrale è molto simile. Non ho preso a caso la Spagna invece che non piuttosto il versante occidentale delle Alpi. Perché? Quando guardo questi territori, e ripeto, anch'io gestisco per conto di mia moglie un'azienda, per chi non lo sapesse, in Puglia, in comune di Ascoli Sadriano, ma non qui, quando guardo questi territori mi ricordano molto, come dire, l'altopiano centrale della Spagna. Per cui il lupo è una specie talmente adattabile e talmente plastica da un punto di vista ecologico che, ripeto, se non lo si impiomba e non lo si avvelena, il lupo colonizza tutto, tutto nel senso che io l'ho visto coi miei occhi alla periferia di una città come Avezzano, 60.000 abitanti. Vi dicevo stamattina che un amico mi ha telefonato nei giorni scorsi che è stato visto e fotografato alla periferia di Rimini,
che fa pensare a tutti, come dire, la metropoli dove night club, un mondo dove col lupo che c'entra. Mi scusi la bestialità che sto dicendo, è impossibile. Ma siamo qui per dire bestialità. Circoscriverlo è impossibile. Impossibile. Visto che abbiamo, abbiamo per esempio i boschi dove non possiamo tagliare, non possiamo fare niente per il parco, perché non, secondo me, io da ignorante pensavo di inserirli in un habitat che secondo me quello è naturale. E quindi attrattiva, perché per chi vuole andare segue con il parco e quindi un'attrattiva per il territorio. Nessuna incidenza di rischio per le imprese che stanno intorno e un ritorno per chi c'ha il bosco, perché avrà un qualcosa in più, visto che non può tagliare, non si può andare, i muretti così. Siamo anche... Lei però sta spostando il tiro, eh? Non sta spostando... Sto spostando il tiro nel senso di non fare questo rischio di impresa, di annullarlo quasi. Compatibilmente con quello che ci consentono le normative e il nostro senso etico. Sì, ma la normativa possiamo anche cambiare. Ma il senso etico è qualcosa che va oltre la normativa e significa che il lupo ha il suo e il mio stesso diritto di vivere in un ambiente assolutamente libero. I suoi interessi qualche volta possono convergere o essere in contrapposizione. Deve essere un aiuto dalla regione dove non si può chiedere sempre a... E su questo ragioniamo. Il fatto che il rischio deve essere percepito per e subito che... da chi ha un'impresa che con difficoltà oggi va avanti con l'IMU che vogliono mettere adesso, con le cose, cioè quindi ok, l'abbiamo sentito. Anna Grazia. No, io rispondevo in parte a te, ma come se fossi la voce di aziende che hanno presentato le pratiche di indennizzo, perché questi tipi di domande li facciamo spesso a chi viene in ufficio, gli chiediamo anche a loro di vedere insieme le soluzioni. I momenti di incontro con queste aziende, ogni anno ne facciamo uno a dicembre, dove tutte le aziende sono invitate a capire come superare il problema del danno insieme con la prevenzione. Il livello di tollerabilità mi viene da dire oltre il terzo capo l'anno. Oltre il terzo capo allora, l'anno. Allora, le persone, le aziende, noi ne abbiamo circa 24 pratiche l'anno, ma sono più o meno una decina di aziende, che vengono e presentano la richiesta di indennizzo, vengono al terzo evento predatorio, perché un capo in realtà loro lo tollerano, non fa niente, il secondo pure. Quando cominciano ad essere 4-5 capi, quindi più o meno la terza domanda, vengono e presentano anche le richieste vecchie. Quindi questo mi sento dire, quindi quando il danno... è abbastanza sì. Oggettivo. No, allora, io parlo di dati di ufficio, cioè parlo come la ragazza che si occupa ricevente, delle pratiche, certo. Però parlo a nome di quelle 10-12 aziende che vengono da me. Tutte aziende a cui viene chiesto cosa sarebbero disposti a fare come prevenzione, quindi molti di loro ci hanno detto sì ai cani da guardiania, alcuni sì, ci hanno spiegato chi conduce il gregge, se è il pastore slavo, perché qui da noi ci sono molte persone dei Balcani praticamente che vengono a guardare il gregge, a pascolare, oppure ci vengono a dire no dottore, io lo accompagno col trattore e poi lo lascio, quindi la situazione la conosciamo di queste aziende che denunciano. Quelle che non denunciano, che cerchiamo un attimo di coinvolgere, che però poi c'è anche una sorta di repulsione alla pratica. Ma non perché non viene pagata, perché noi entro 45 giorni dalla pratica li abbiamo pagati tutti, io non abbiamo una pratica sospesa, però hanno una sorta di riluttanza, non si sa per tanti motivi, certi hanno anche paura che poi si indaghi su altre situazioni e tutti dicono dottore anche il lupo. Cioè, non è la loro tollerabilità si è abbassata perché tanti fattori, tra cui anche l'abigiato, per carità, hanno confluito alla crisi dell'azienda. Quindi mio dottore è anche il lupo. Quindi per questo continuo a dire problema lupo sulla Murgia, un ente che il piccolo ha avuto con 6.400 euro nel 2012, che è stato l'anno in cui secondo me si è avuta la massima diffusione, cioè della conoscenza, non del lupo, cioè tutte le aziende sapevano nel 2012 che si poteva presentare la richiesta e quindi ne abbiamo pagate anche tante, lo dico forse col beneficio borderline. Del dubbio, sì, bravo. Ora ci siamo negli ultimi due anni stabiliti a 4.500 euro, sempre le stesse aziende vicine ad altri dati che abbiamo, quindi di presenza, di rendezvous,
Quindi non dico che è sempre sottostimato, io da ente lo dico, cioè 4.500 euro non corrispondono realmente ai capi predati, secondo me sono di più perché alcuni continuano a non denunciare. Però diciamo che si è raggiunto un plateau che poi si sposta da 4.000 a 6.000 a 7.000, non cambia come ente pubblico, però va bene. Però un ente che mette in bilancio 35.000 euro di danni di indennizzi per i danni, e quest'anno siamo arrivati a 70.000, di cui il 90% è cinghiale, mi viene da dire che la tollerabilità è pari al 3-4%. Cioè su 100 pecore loro tollerano fino al terzo va bene, dal quarto capo no, denuncio, perché cominciano ad essere 460-500 euro che per un'azienda cominciano ad avere un peso almeno per pagare le spese di smaltimento laddove avvengono legalmente, perché okay. Questo. Altri? No, io volevo sapere, in parte la dottoressa Cassanito ha detto quello che volevo dire io, ma quello che mi ha colpito è proprio l'intervento della signora, cioè il vero problema della la tollerabilità è veramente relativa, cioè lei deve considerare che il problema lupo, che tutto sommato visto così a sé stante non è poi un fenomeno così acuto, il problema lupo si appoggia su una situazione che è veramente critica e parlo di abigeato. Cioè un'azienda che vede andar via, cioè rubati sistematicamente gli agnelli nel periodo di Pasqua, sotto Natale, eccetera, la tollerabilità al lupo si abbassa per questo motivo. Se le aziende non fossero sole sotto questo punto di vista, soprattutto dell'abigeato, ma poi c'è anche il fatto perché all'abigeato si accompagna il fatto di dover rimanere costantemente in azienda. Dover rimanere costantemente in azienda significa anche un isolamento sociale rispetto al contesto del territorio, eccetera. Quindi i veri problemi sono questi, cioè quando parliamo il problema lupo va contestualizzato all'interno di questo fenomeno. Agropasseggiate, in cui è presente l'azienda Viti, noi l'abbiamo fatto per questo motivo, frequentiamo il territorio in modo tale che dove ci sono persone per bene, persone a cui piace passeggiare, potenzialmente non ci dovrebbero essere dei ladri. Quindi diciamo, parlare di percentuali però sei, mi sembra sì. Ecco. Poi parli sul fatto del rischio d'impresa e dell'impresa, eccetera. Vabbè, io non mi voglio allungare, cioè l'attività agricola rimane comunque un'attività a profitto zero, si paga soltanto le giornate, non si può parlare di rischio d'impresa, quindi non si può parlare di percentuale di investimento che viene decurtato perché è presente il lupo. Si può parlare, secondo me, di danno al capitale, che in qualche modo viene risarcito. Io cercavo di capire più che altro quello che potesse essere, specialmente in un posto dove il lupo è tornato appunto tutto sommato di recente, quello che poteva essere a livello psicologico. Finora, devo essere sincero, l'unico quasi dato è quello che ha detto Anna Grazia, cioè quantomeno, seppure preliminare, seppure non completa, seppure non esaustiva, ha dato un'informazione che costituisce comunque un indirizzo sui livelli di tolleranza. D'altra parte potete capire che qui non è che possiamo fare oggi un processo all'istituzione dei parchi, perché la signora ha rappresentato un quadro della situazione che non si può fare quello che io ho sentito moltissime altre volte in tutti i parchi italiani, e li conosco credo tutti quanti, almeno quelli nazionali. C'è un convincimento, secondo me, sbagliato, proprio profondamente sbagliato, perché si vede soltanto quello che apparentemente il parco limita e non anche quello che il parco offre in termini di opportunità, e poi ne parliamo perché non è che esauriamo il pomeriggio su questo argomento. Però ciascuno deve capire che se decide di attivare un'impresa con l'ovvio e giusto interesse economico da perseguire, sa che corre dei rischi. Quando io parlo di rischio d'impresa intendo dire questo, cioè io quest'anno ho seminato 30 ettari di grano,
poi cerco di informarmi sull'andamento climatico per decidere quando fare la semina, cerco di fare tutta una serie di valutazioni, ma so che esiste un margine di incertezza che costituisce il mio rischio di impresa, che può essere dovuto al periodo siccitoso, all'evento di grandine, a un'annata particolarmente fredda o viceversa particolarmente calda. Tutto quello va conglobato, ovviamente non nell'arco di un anno, ma nell'arco di un periodo ragionevole, tipo 10 anni, in cui io investo comprando i semi per metterli a dimora, in lavorazioni, l'erpicatura, l'aratura, tutto quello che sono le lavorazioni di un terreno, so che nell'arco di 10 anni mi aspetto un guadagno di X, avendo investito Y. Però esiste un margine, non è che ho una garanzia certa come 2 più 2 fa 4, che avendo investito Y io alla fine otterrò X. So che probabilmente, magari c'è pure la possibilità di ottenere X più qualche cosa, e questo lo vediamo con la valorizzazione eventualmente, ma è anche possibile che io, come dire, ricavi X meno qualche cosa, perché? Perché qualcuno di questi eventi che stanno col punto interrogativo, io prima ho elencato una serie di cose che, se vedete, non hanno niente a che vedere con l'uovo, cioè per me il rischio di impresa, gli orientamenti della moda, tu investi in una fabbrica di blue jeans ed è il momento in cui i ragazzi decidono che i blue jeans non ne vogliono sentire più parlare, e tu un minimo di riflessione, se non è il caso magari di mettere pure una linea di lavorazione che non sia di pantaloni jeans ma magari di pantaloni di velluto o che diavolo ne so, di un'altra cosa, la devi mettere in bilancio. Quando vai a fare valutazioni con l'attrattività del prodotto, a volte una cosa assolutamente, spero che nessuno di voi lavori per McDonald's, ma assolutamente, io dico, di scarsa qualità, io che mi sento orgoglioso portatore della tradizione gastronomica e culinaria del nostro paese, quando vedo un panino con McDonald's, con un pezzo di carne che spesso sappiamo da dove viene, cioè, insomma, però è presentato in maniera così accattivante, così stimolante, che tu nel momento in cui metti su un'attività devi fare considerazioni con una cosa come quella, sto pensando al ristorante dove sono stato ieri sera, che c'ha come concorrente, quello come altri, che ha come concorrente uno che sa attirare l'attrattività di una fascia della popolazione molto importante come i giovani in un modo molto elevato. Tutti questi elementi costituiscono il cosiddetto rischio di impresa, cioè quel margine di incertezza in cui, per chi di impresa fa l'allevatore, ci sta pure il lupo. Ci sta pure il lupo, come ci potrebbero essere, ci potrebbero, un altro rischio di impresa anche per chi fa l'allevatore è che se sui pascoli dove tu mandi il tuo bestiame ti capita l'anno in cui le temperature non scendono mai sotto a 40 gradi, tu praticamente c'hai il bestiame che ti muore di fame e devi investire altri soldi se vuoi farlo mangiare. Sì, sì, siamo d'accordo. Allora, alla fine... Io l'ho detto per esempio, diciamo, gli avvicinanti, che poi la tollerabilità si abbassa moltissimo perché si poggia sul problema di geato e su altri problemi, sull'acqua che costa niente... Però ragazzi, scusate, se vediamo, se ogni cosa la vediamo relazionata a tutte le altre per forza, allora tu non aprirai mai una fabbrica di jeans, se fosse, parliamo di altre cose, di grande qualità, perché tanto c'è la concorrenza cinese, la bigiato è come la concorrenza cinese. Diciamo, da agronomo, questo era, diciamo, un suggerimento, perché nel momento in cui bisogna stabilire delle priorità, cioè, da dove partiamo? Dalla soluzione del problema, dalla risoluzione del problema del lupo, dalla risoluzione del problema dell'abbigeato. Io dico, partiamo da risolvere il problema dell'abbigeato e poi c'è il lupo, la tollerabilità della presenza del lupo si alzerà moltissimo. E questa hai perfettamente ragione. Però il fatto è che le aziende vengono al di sopra del terzo capo, quello io sono sicura. Sì, perché è chiaro, uno non sta a perdere tempo con una pecora. Ma il quarto capo, come dire, il terzo capo, il limite con o senza pigiato, non so se mi spiego. Cioè tutto quello di cui poi possiamo parlare va a corollario, va bene, ma l'azienda o c'ha altri tipi di problemi o non ne ha, perché è bellissima. No, il quarto, dal terzo quarto capo, quando economicamente comincia ad essere percepibile economicamente. Ed è una tollerabilità che cambia in base anche al periodo dell'anno, quindi d'estate la tollerabilità è bassissima perché hai il più alto numero di predazioni. Ma quello è un dato proprio di fatto, cioè non, o con o senza pigiato, non so se mi sono spiegata.
Quindi questo secondo me è, mentre avete Marco, che livello di tollerabilità ha in teoria? Che devo fare? No, scusa. Invece le domande si è posto il problema fino a che punto pago e fino a che punto atto prevenzione, e ce lo siamo dato come soglia di sopra di 10.000 euro, cioè siamo andata come... Significa che vi siete dati un indirizzo operativo per cui al di sopra di quella spesa è preferibile fare un investimento. Proprio costo-benefici, così come abbiamo fatto con il cinghiale, così stiamo facendo qui. Ok. Mi costa meno investire nella prevenzione, anche se a conti fatti, a bilancio annuale, in realtà sulla prevenzione io per il MIPO spenderò 18.000 euro quest'anno e ne abbiamo spesi 25.000 l'anno scorso. Però il primo anno sicuramente spendo di più, dal secondo anno in poi sarà a guadagnare, diciamo. A guadagnarci, perché i cani durano, perché per curiosità, a che voi il ministro chi è che ha parlato, scusate? Che cosa consiste la prevenzione? Nei cani da guardiani. Scusa. Per il gregge, sì, un microfono che ce lo giochiamo. Per il gregge, sì, con i cani da guardiania, per quelle aziende che hanno subito danni continui nel tempo, accertati in qualche modo, e che sono disponibili a prendere anche i cani da guardiania, che non è la recinzione, insomma, che punti e lasci. Anche le recinzioni elettrificate abbiamo attuato. Su 4 aziende sperimentali a spese del parco. Io ho fatto la rinuncia nel 2008, che mi era stato rovinato tutto il bosco, perché il codice è il bosco. Sì, vabbè, è ovvio che bisogna contestualizzare, cioè non, il bosco non lo posso recintare, il bosco non lo posso recintare. E a non fare niente, visto che c'è una problematica e una legge che ci blocca, però poi dovremmo essere anche... Scusa, lei che quando dice poi dobbiamo passare anche a un altro argomento, però lei mi dovrebbe far capire, possibilmente in un modo sintetico, che cosa intende con noi non possiamo far niente visto che c'è una legge che ci blocca, cioè lei che cosa vorrebbe fare che non può fare? Certo, io? Sì. No, che non si pensa, perché se lei viene a vedere il bosco, quando me l'ha lasciato mio padre, sì, 20-25 anni fa, avevamo la possibilità ogni 10-15 anni di fare un taglio. Il taglio veniva concordato con la forestale, sì, per non far invecchiare la pianta e farla di nuovo germogliare. Oh, aspetti, questa è una logica produttivistica, non è una logica naturalistica. 10 anni, 15 anni, cioè il bosco... No, chiedo scusa, io per me... sfoltito, spollonato, eccetera. Non si fa più niente. No, aspetti, però voglio dire, questa che lei ci propone è una logica di tipo produttivistico, cioè lei da quel bosco ricavava un reddito. Ricavava un reddito. Se ho se il solo questo che il bosco che avviene. Sì. Avviene anche il fatto che tutti questi cinghiali che dal 2008 che ho fatto io la domanda e risulta gli atti perché viene protocollata come ogni atto che riscontro effettivo del danno che si sta producendo. Ma qual è il danno? Il cortico erboso viene sollevato come una ratura, oh, e le radici vengono messe in... Le radici di cosa? Di tutte le piante erbacee. Oh, ma lei sa, allora, se parliamo di un coltivo a... che si invecchiano, gli alberi si invecchiano nel momento in cui... Ho capito, ma se... viene mangiata anche la corteccia intorno, sì, dottore, perché il come si chiama, il cinghiale mangia anche la cosa intorno alla... Per sua consolazione la mangiano anche i cervi e i daini, ma comunque... Sì, però non ne abbiamo, ce ne abbiamo soltanto i cinghiali, dottore. Quindi... I daini ho paura che non siano lontani, però io voglio dire questo. Allora, dobbiamo capire che cosa si intende per conservazione della natura. La conservazione della natura non è fare un taglio boschivo ogni 15 anni. La conservazione della natura è, io adesso non so, la signora
rispetto al piano del parco, se sta in zona A, zona B, zona C, zona D, e non voglio entrare nel merito tecnico perché mi sembrerebbe anche scortese da parte mia ospite entrare nei meriti tecnici degli ospitanti Parco della Murgia, però voglio stabilire alcuni concetti chiari sui quali ci troviamo sicuramente tutti sullo stesso fronte. I parchi nascono per la conservazione della natura, un taglio boschivo periodico di ogni 15 anni non è conservazione della natura, è una gestione produttivistica del bosco, rispettabilissima, e se io le impedisco il taglio oggi, non io l'istituzione, che sia il parco, la comunità montana, la provincia, che sia, allora o glielo impedisco dandole un corrispettivo di quello che è il suo mancato guadagno, ma lei me lo deve dimostrare il guadagno, cioè mi deve dire: io tagliavo 100.000 quintali o 10.000 metri cubi di legna l'anno e questo era il mio reddito, adesso tu mi impedisci di farlo e ora me lo indennizzi, esattamente come faccio quando il lupo ti mangia la pecora. Se invece lei non aveva un reddito produttivo da quel bosco, ma faceva solo delle cure culturali... Ma qual era questo reddito? Lei cosa vendeva di questo bosco? No, questa è la sua logica. Io le assicuro che se facciamo parlare la pianta è felice. La pianta è felice e le dico di più. Lei sa che il sollevamento... Allora, se parliamo di una coltivazione a cereali o a coltivazione orticola... Aspetta, e il... E quella è un'altra cosa. Ma se lei mi dice... Ma se lei mi dice che nel bosco il sollevamento del cotico erboso da parte dei cinghiali arreca un danno, le dico che lei, me lo consenta, sta sbagliando al 100%, perché il sollevamento del cotico erboso... Mi spiace doverla contraddire. No, aspetti, però mi faccia finire. No, ho capito, se lei... Io le voglio dire che non è... ho capito, lei me lo dice, però lasci dire pure a me. Sono sempre tentata di fare un'azione al TAR e di andare contro il parco, dottore. Ma perché deve fare l'azione al TAR? Sì, però se noi dobbiamo ragionare, dobbiamo essere disponibili a, come dire, capire anche da che punto parte l'altro. Io quello che dico è, dati scientifici alla mano, che mentre riconosco e capisco il danno economico che il cinghiale arreca, se lei ha la piantagione di cavolfiori o di grano, nel bosco il sollevamento del cotico erboso permette la penetrazione dei raggi ultravioletti che disinfettano il terreno, e le assicuro che, però lei non deve misurare come non lo faccio io nell'arco quanto mi rende fra 10 anni, io le dico che i suoi pronipoti fra 150 anni avranno un bosco infinitamente più bello e più ricco. Ma c'è l'incendio che viene maggiormente, attecchisce di più, dottore. Ne sono convinto. Io volevo dire, ho acceso sì il microfono, proprio da un punto di vista ecologico, signora, il bosco vecchio, oppure maturo, come lo definiscono gli ecologi, è un bosco che vanta i livelli di diversità tra i più elevati. Più elevati perché quel legno marcescente che sta a terra, che scatena tutta una serie di problemi, tra cui anche quello di incendi, ma quel legno marcescente è il legno che permette a tutta una serie di animali, tra cui insetti xilofagi, insetti quindi che depongono le larve all'interno del legno marcescente, e predatori di quegli insetti, e predatori poi dei predatori degli insetti, si innesca tutta, come dire, una catena che innalza i livelli di diversità. Quindi è esattamente il contrario di quello che sta dicendo lei. E le vecchie, purtroppo l'Italia è stata caratterizzata proprio da questo tipo di gestione degli habitat forestali, purtroppo sbagliata. E quello che lei ha detto appunto è basato su questo tipo di gestione forestale. Invece è stato ampiamente dimostrato, ma insomma, per fortuna ci sono delle aree lasciate integre di maturare liberamente, ecco, tra virgolette. Ma è per questo che nascono i parchi. Se lei avesse parlato con chi gestiva i boschi italiani 50 anni fa, gli avrebbe detto che le araucarie, piuttosto che non i pini neri, sono il meglio del meglio per i rimboschimenti. Oggi, grazie al fatto che abbiamo studiato per altri 50 anni, diciamo, abbiamo fatto una gran corbelleria, perché abbiamo ucciso la diversità ambientale delle nostre montagne facendo quel tipo di rimboschimenti,
Quindi siamo cresciuti in termini di conoscenze. Allo stesso modo, quello che diceva lui, io sono sicuro che 50 anni fa avrebbero fatto una pernacchia a me, a lui, a me mentre parlavo del lupo come valore, a lui mentre parlava di biodiversità. Oggi stiamo studiando il sistema per far pesare la ricchezza della nostra biodiversità nel prodotto interno lordo del paese, e, ma lo stiamo studiando davvero, c'è un programma di lavoro col Ministero per l'Ambiente per arrivare a capire, tu nel tuo bosco, il tuo bosco quanto vale? Vale questo per queste e queste ragioni. Fino a 20-30 anni fa avremmo detto il tuo bosco è tot metri cubi di legna, punto. Oggi c'è 100 metri di valutazione in più oltre quei metri cubi di legna. E che visto che siamo in un parco nazionale, dico in Italia, non so se vi siete resi conto, ci stanno 23 parchi nazionali, 138 parchi regionali, 752 se ricordo bene riserve naturali di vario genere. I parchi nazionali sono 23, cioè il Colosseo, gli Uffizi, il Ponte di Rialto, la Garisenda, la Mole Antonelliana, il Castel dell'Ovo, ditemi il più bel monumento di Bari, voglio dire, non è ce ne stanno 100.000, per cui in questi posti è nascosto, c'è lo scrigno dei valori ambientali del nostro paese. Allora, se voi pensate che sotto agli archi del Colosseo ci dobbiamo mettere le bancarelle dei fruttivendoli, come avremmo fatto 50 anni o 100 anni fa, perché c'è stato anche questo, significa che non siamo cresciuti. Oggi siamo cresciuti e dobbiamo sapere apprezzare questi. No, questo è un altro ambito, su questo dobbiamo confrontarci, è per questo che io dicevo ad Anna Grazia, bisognerebbe sapere in che zona sta la signora, e io non conosco la pianificazione delle Murgie, perché a seconda che lei sta nella zona A, riserva integrale, zona B, riserva generale, C, zona di protezione, D, sviluppo, poi articolato urbanisticamente in vari livelli, è possibile forse ottenere degli indennizzi, cioè se lei aveva un reddito da produzione del legno di, dico per dire, 100.000 euro ogni 10 anni, il parco le dice no, questo non lo tagli più, guardi che i parchi non impediscono il taglio, impediscono un certo tipo di gestione sbagliata eventualmente indennizzando, ragionateci e vedete se lei ha questo... Io adesso questo non lo so, ripeto, non possiamo entrare nel merito specifico di una... A lui, lasciamo chiudere a lui e poi dopo cambiamo argomento, se no io lo so come vanno questi tipi di interlocuzione a question time. Un argomento diventa... Credo sia acceso. Ah. Diciamo che io sono esterno, nel senso che la professione che faccio è diversa da questi, però è una cosa ancestrale, no? Ti resta, ce l'hai dentro, te la poi genomica, te la porti dentro. Ma intanto bisognerebbe avere un atteggiamento più di mediazione piuttosto che di contrasto tra le parti, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte. Poi lei all'inizio ha fatto vedere soprattutto due che potrebbero non centrare nulla questi argomenti. Ha fatto vedere due distribuzioni sulla planimetria nazionale del lupo. Sì. Cioè è un andamento naturale quello che abbiamo visto nel 2014 rispetto a quello del 2000, quindi o lo fermiamo uccidendo tutto il sistema oppure bisogna governarlo, no? Trovare sì. Una governance come sì. Si dice per il sistema. Quindi a un certo punto cioè, devo entrare in coazione con il lupo. Devo entrare in coazione. E la cosa che mi lascia molto perplesso, lei l'ha detto pure poc'anzi, lei stamattina diceva degli animali da guardia, che non sono dei cani da guardia, che non sono stati più utilizzati oppure si è utilizzato. Lo diceva Fabio Modesti, ma condivido. Si diceva sì. Stamane. E adesso lei ha menzionato i pastori slavi, ha detto. Ora io non lo so, perché non sono del settore. Però non so che know-how questa gente può avere nella gestione degli armenti dei greggi. Lo sanno fare, se sono tutti macedoni.
E mi permetto di pensare. Però scusi, io non credo che sia una questione di etnia macedone. No, non per farmi una. Se vengono qua e sanno. A me è capitato di conoscere un pastore algerino. Bravissimo. Questo faceva certo. Il Tuareg, che c'ha a che fa con. No, no, infatti, ho detto. Mago, non sono del... un mago, cioè lui dirigeva il gregge come un direttore d'orchestra. Perché, benissimo. Allora tu dici, mi levo il cappello. No. Ma fa anche i numeri, c'è anche, cioè, voglio dire, il numero, un uomo quanti capi riesce a controllare? Ah. Una morra. Ah, cioè un uomo riesce a governare 250 esemplari. Adesso anche qui non vi non è una regola, no, esatto, non vi irrigidite su certe cose, perché anche quando si parlava di cani diceva Fabio si è perduta la tradizione dell'uso del cane da guardiania, esatto. Non è soltanto qui, ma in molti posti dell'Appennino con la scomparsa del lupo si è perso l'uso e l'addestramento di un certo tipo di cani. E se detto più per compagnia del pastore che non perché effettivamente sono capaci di difendere o dirigere, perché il cane da guardia è una cosa, il cane toccatore, per chi se ne intende un po', sa che è un'altra cosa, che non farà mai la guardia alle pecore, ma il cane toccatore è quello che dà il mozzichetto, al mozzichetto e ti fa sì che il gregge faccia così piuttosto che non così. Prosegue in una direzione. Allora, questi sono dei professionisti a quattro zampe. Noi abbiamo perso queste professionalità. Oggi stiamo cercando, anche grazie all'esistenza dei parchi, di recuperarle e di metterle a disposizione di chi ha questo mestiere per le mani. Perché le operazioni di attribuzione dei cani da guardiania, la realizzazione anche di centri di allevamento specializzato in funzione delle aziende zootecniche serve proprio a questo, a dare una mano, ma non in modo assistenziale, ma come supporto tecnico professionale a quelli che fanno questo mestiere. È esattamente il contrario dell'assistenzialismo. Esattamente. L'utilizzo dell'assistenzialismo. Esattamente. Specialmente, certo. Cioè, quello... Quindi la perdita sul percentuale, se non si ha un atteggiamento culturale valido, può essere altissima. Cioè, può essere bassissima. La perdita di profitto. Ah, se la perdita, se io non mi pongo, cioè, se non riprendo l'uso degli animali da guardia, se non capito, ma cioè, dobbiamo imparare a farlo. Appunto. Ritorno, l'approccio degli enti, che siano il parco o al di fuori del parco, perché anche fuori ci sono questi problemi, è quello, cioè io ti indennizzo perché può capitare la prima, la seconda, la terza volta, ma ti invito e poi ti finanzio gli strumenti che ti portano a prevenire il danno. Cioè l'ente è da un po', da qualche anno che gli enti non si possono più permettere di essere assistenziali a vita. Cioè le risorse sono limitate, quindi come ha detto Anna Grazia si tende a a spostare i bilanci nel senso della prevenzione. Lì si tratta di io due cose su questo, devo dire molto veloci. Una che negli ultimi anni, ovviamente anche grazie a quei dati che io vi dicevo stamattina, mi pare identico che quando c'erano 100 lupi in tutta Italia il danno era evidentemente molto inferiore rispetto a 1500-2000 lupi, prima cosa. La seconda cosa, e poi non abbiamo finito, mi piacerebbe capire se al parco, questo serve a me perché ho detto che queste occasioni servono anche a scambiarci, non solo a, non voglio essere più, non sono più il docente, sono un interlocutore, uno come voi. Mi piacerebbe capire se il parco dell'Alta Murgia dal Ministero per l'Ambiente, ma non credo che sei tu forse più Fabio a dovermi rispondere perché non è roba nelle tue mani, riconosce come spese obbligatorie anche quelle di prevenzione e non solo quelle di indennizzo. Parlavo oggi con l'amico veterinario del fatto che ecco, allora, è un problema che abbiamo noi parchi. Allora, io ho fatto un discorso con la direzione generale del Ministero dell'Ambiente dicendo scusa, tu mi riconosci, faccio per dire 100.000 euro di spese l'anno di indennizzo dei danni, di risarcimento, perché la legge quadro prevede che i parchi siano preposti alla tutela e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. Quindi se io ho 100.000 euro l'anno di danni, tu mi devi riconoscere 100.000 euro perché io li devo poi erogare alle varie aziende che hanno subito il danno. Ma se io ti dico, guarda, io spendo non 100.000 euro, io ne spendo quest'anno 100.000
più 50.000 di prevenzione, il che significa che l'anno prossimo, prevenzione fatta con i cani, fatta con le recinzioni elettrificate, con i dissuasori acustici, adesso vediamo come, significa che l'anno prossimo il danno che subiremo e quindi che tu sarai costretto a indennizzare sarà molto più basso, quindi è un investimento. Ecco, questi soldi il Ministero non ce li riconosce, cioè non li riconosce come spese obbligatorie. E quindi praticamente tu li devi sottrarre agli altri investimenti, investimenti che possono essere per un progetto sulla biodiversità, come pure di diffusione delle api mellifere, c'era una signora che parlava della diffusione delle api stamattina. Per cui tu ci devi pensare due volte prima di fare di tasca tua grandi investimenti nel settore della prevenzione, perché poi corri il rischio che sono investimenti a fondo perduto e che nessuno ti riconoscerà mai, il Ministero dell'Ambiente gli dirà soltanto: ah bravo, hai investito i soldi tuoi, 50.000 euro, e quest'anno io a te te ne do solo 50.000 invece che 100.000 per indennizzare i danni, perché i danni si sono ridotti. Non si pone il problema di dire: ma come hanno fatto questi a ridurre i danni? Ecco, questo purtroppo è un problema enorme che abbiamo. E quindi capite bene che prima di investire in prevenzione, pur condividendo del tutto quello che diceva la signora della provincia di Bari, a proposito della possibilità di intervento delle amministrazioni provinciali, che sono quelle deputate al di fuori dai parchi all'indennizzo dei danni, però il problema è che se hai delle risorse devi anche capire poi se riesci a fartele reintroitare o no dal bilancio dello Stato, perché sennò alla fine facciamo i buoni samaritani. Certo, ho capito perfettamente. Trovare dei criteri di selezione sulle aziende, che è sempre difficilissimo. Attua o prevede solo? Che sareste una mosca bianca, no, se qui gli ATC indennizzassero i danni. A prevenzione, al lupo, perché il lupo è da cinghiale, mai dati soldi per le misure di prevenzione. Per esempio gli abbeveratoi, mi sembrano finanziato degli abbeveratoi per proprio per prevenire alcune misure del PSR. Il microfono, scusate, ogni tanto usiamolo, sennò gli amici dello streaming qua ci dicono che ci siete venuti a fare. No, niente, una domanda che dicevo un po' esula, ma in realtà neanche troppo. Se a posto dell'indennizzo fosse riconosciuto un capo certificato, come la vedrebbe questa? Un capo, cioè a capo. Il lupo le mangia una pecora e io ti ridò la pecora, non ti do i soldi. No, ma lei adesso... guardi qua su che c'è scritto cittadino responsabile e consapevole. Adesso lei si spogli della sua veste di ex allevatrice e ci dica come cittadina responsabile e consapevole, perché fra i parchi quello che sta dicendo il nostro amico sta prendendo piede, per evitare speculazioni, per evitare come dire, aggiramenti della norma, quello di dire: noi parco, sai che facciamo? Pago lui, che sia macedone, kosovaro, italiano, non lo so, pago un pastore, gli affido 200 pecore che quando il lupo se le mangia noi non chiediamo niente a nessuno, e quando qualche allevatore perde una pecora gliela diamo della stessa qualità e dimensione. La vede come una... Sì, le pecore eliminate, tanti passaggi. Esattamente. Perché no? Speculazione. Perché no? Bozzata da tutti gli allevatori che presentano domande. Invece
Io lo so che è, però da qualche parte è come se nessuno avesse subito un danno. Bocciata da tutte le aziende che chiedono i danni. Prima domanda, Antonio, Vito, Anna Grazia, vi do la pecora? No, no, no. Motivi veterinari. Qui sta avvenendo, secondo me, come qualche anno fa è avvenuto per la questione, per esempio, della brucellosi, no? Dove l'indennizzo, diciamo, per i capi da abbattere per brucellosi erano per qualche azienda diventato una sorta di garanzia annuale di un reddito minimo, integrativo. Un reddito integrativo, no? Poi quando venne fuori addirittura la normativa che prevedeva l'abbattimento totale quando si superava una percentuale, c'è stata proprio una festa, una festa generale. Io, a me invece veniva, volevo chiedere una cosa che veramente mi stavo confondendo in questo momento. Il lupo al di fuori, diciamo, delle aree parco, no? È un animale cacciabile? No. No. No? È particolarmente protetto in tutto il territorio europeo. Infatti, no. Salvo due aree della Spagna. Partendo, diciamo, da questo presupposto, tutte le aziende praticamente che si ritrovano in una zona parco, in effetti sono più garantite di quelle che si trovano all'esterno del parco. Perché stando, diciamo, nel parco hanno diritto, in caso di un danno provocato da lupo, a un risarcimento. Tutte quelle che stanno anche quelle fuori hanno diritto allo stesso risarcimento. Il problema è che nei parchi si riesce a indennizzare in 50-60 giorni. Fuori a volte passa un anno e mezzo. No. Il che significa passa che anche di più. Allora, di più. Significa che perdi perciò il latte, dico, perdi la lana, cioè, perdi l'agnello. Mi sembra assurdo. Mi sembra assurdo questa contrapposizione aziende-ente parco, quando in effetti il fatto di stare all'interno del parco garantisce un pronto risarcimento. Ma no? Non è maggiore. Se noi vediamo. No, se noi vediamo, diciamo, quella... Ma le domande, scusate, che voi avete sono quelle che sono limitate, intorno al quarto, giusto? Sì. Quindi, signora, no, io le dico di no, ho analizzato tutte le domande della regione Puglia negli ultimi 10 anni. Cioè, ho sottomano... non è così. Ma la percentuale l'avete fatta almeno? In che senso percentuale? Che incidenza c'è vicino al parco e che incidenza c'è fuori? E vedrà che c'è una 70%... No, non è così. Lei pensa già un territorio dove i perimetri del parco sono assolutamente frastagliati. Allora 50 metri qui siamo nel parco, 50 metri da siamo nel parco, 50 metri dopo siamo fuori. Cioè, non è così, il lupo è un animale comunque che si sposta. Abbiamo già detto, credo che è stato commentato. No, ma anche vedendo, la cartina, diciamo, di espansione della popolazione del lupo, noi vediamo che ormai sta colonizzando praticamente. Perché con il parco voi state meglio, perché abbiamo tanti quelli che voi non avete idea, vorrei stare fuori dal parco. Abbiamo tanti altri temi limitati, tante cose. Io il discorso che fa la signora, malgrado non lo condivida appieno, però conferma quello che io ho detto all'inizio, cioè che se voi, ente parco, non mettete mano alla risoluzione di problemi di base, no? Poi il lupo, il cinghiale, no, non competono solo a voi, ma dovete fare la voce grossa, il lupo, il cinghiale, cioè saranno i capri espiatori di una serie di faccende, cioè in realtà il problema non è il lupo, cioè ma direi neanche il cinghiale, cioè è proprio una situazione nella quale le aziende stanno sfogando nei confronti dell'ente parco. Io provengo da un'attività sul territorio che va
Io la mia attività sul territorio l'ho iniziata da prima dell'ente parco, intendiamoci. Oh. Ci siamo spartiti, quindi diciamo abbiamo delineato bene le zone di appartenenza. C'era un vecchio trattugo che doveva adesso fungere da strada, lì non ha idea per costruire questa piccola strada che è stata sempre presente sulla mappa, l'iter burocratico per poterla ripristinare. Ma lei l'ha dovuta ripristinare, chiedo scusa, poi chiudiamo, diciamo, se no. Allora c'erano nove punti da toccare. Siamo al punto 1 dopo esattamente 62 minuti di discussione. No, voglio dire soltanto questo. Signora, se lei per ripristino della strada, lei ha parlato di antico tratturo, l'antico tratturo Reggio era la rete delle strade rurali storiche. Allora, se lei mi dice ripristino significa il recupero secondo le caratteristiche originarie del tratturo, che col tratturo non aveva niente a che vedere, quindi un'altra cosa. Parliamo di cose più belle, perché il primo punto era quasi una provocazione, il secondo è il lupo è una specie particolarmente protetta dalle normative italiane ed europee, perché di forte valore culturale, scientifico ed ecologico, per la conservazione della quale lo Stato italiano ha speso e spende notevoli risorse. Ma i risultati ottenuti dall'Italia, e lo leggerete qua dentro se ne avrete voglia, vengono riconosciuti sul piano internazionale come un grande successo del nostro paese. E qui vi lancio stavolta una palla propositiva. Secondo voi sono possibili forme di valorizzazione di questa presenza al fine di ottenerne un ritorno economico che non sia fare i prosciutti di lupo, ovviamente? Eventualmente quali proposte vorrei che faceste delle proposte. Io qui mi sono appuntato delle cose che servono a me come riferimento di memoria, quello che fa questa cooperativa Ecotour per l'orso e per il lupo al Parco d'Abruzzo, guidando turisti che pagano, che affittano binocoli, che chiedono servizi per andare a vedere questi animali, per andare a fotografarli nel rispetto rigoroso dei loro cicli biologici. Ma anche il marchio dei prodotti e dei servizi, se andate in un posto come Vallelonga, io scusate se a volte nomino più spesso il Parco d'Abruzzo, ma alle Casentinesi stiamo decollando nello stesso modo e mi pare che anche qui sull'Alta Murgia, anzi prima di noi, vi siate avviati sulla carta europea del turismo sostenibile, è un bel risultato e complimenti e onore al merito. Sono cose che devono darli i frutti, ma piano piano li stanno dando e ancora una volta, dicevo, l'esperienza è quella storica del Parco d'Abruzzo. Se andate nell'Alta Vallelonga, al versante, come dire, occidentale del parco, quello verso il Lazio, quello verso la Marsica Fucense dove c'è Avezzano, praticamente tutti gli esercizi commerciali dei paesi della Vallelonga, quindi Collelongo, Villa Vallelongo, Trasacco, stanno utilizzando il marchio del parco con l'orsetto, che è diventato anche il marchio della regione Abruzzo, cioè sta diventando una sorta di garanzia di qualità. Queste cose messe insieme, come dire, come le briciole di Pollicino, in un anno non c'è uno che vede il marchio e dice ah voglio entrare nel negozio perché qui vendono le cose buone del parco. Ce ne stanno uno, poi 100, poi 1000, poi forse speriamo 10.000, poi forse speriamo 100.000. Su queste cose bisogna saper giocare su una scala di tempo. Poi io qui ho ipotizzato la musealità, cioè l'attivazione di centri di interesse dove la gente vada e magari, se anche essendo ente pubblico non vuoi far pagare il museo del lupo, dell'orso, del cervo, della lontra o dello spioncello, di quello che ti pare, però poi quella gente che viene lì e va a comprare il panino e va a prendersi il caffè e va a prendersi la birra, ecco, qualcuno mi piacerebbe che facesse anche questi conti. La valorizzazione culturale e quindi le scuole, le visite didattiche e così via, il turismo inteso sui generis come attrattiva, quello è il posto dove forse vediamo i lupi, l'integrazione delle attività produttive agrozooturistiche. Noi al Parco delle Foreste Casentinesi abbiamo alcuni agriturismi, chi c'ha gli animali, chi c'ha soltanto coltivazioni, chi in realtà fa più agri che turismo, ma abbiamo dato in gestione delle casettine di osservazione per fotografi naturalisti che stanno riscuotendo un notevole successo, sono costate in tutto 2.000 euro 5 casette e questi pagano quei 10-20 euro per stare 24 ore lì dentro, anche scomodi, per fare la fotografia dell'animale.
noi ovviamente riconosciamo al gestore dell'agriturismo, nelle cui vicinanze abbiamo montato queste casette, per la gestione della chiave, il controllo, la pulizia, una congrua percentuale di soldini che vanno a loro e non vanno all'ente parco. Ecco, queste cose, io adesso prendo spunto dal Lupo, in realtà sono valide per molte altre cose, voglio dire, che avete delle altre proposte? Vi viene in mente qualche altra cosa? Che ne so, il pecorino con scritto "io sono pecorino fatto con il latte di una pecora che è talmente buona che se l'è mangiata il lupo". Può sembrare, come dire, un gioco di parole, ma vi assicuro... Infatti io ti ho detto, aspetta un attimo che mo ci arriviamo, e mo ci stiamo arrivando. Allora, adesso a voi, vi viene in mente nella logica del costruiamo insieme, dico, oltre a queste cose che qua e là per il paese, tra, come dire, la Val d'Aosta e la Calabria, le stiamo sperimentando o provando a sperimentare, vi viene in mente, e vi chiedo un contributo di idee, poi magari se diciamo corbellerie, diciamo no, scusa, questo non ce la facciamo a farlo. Però vi viene in mente qualche altro percorso di utilizzazione, di valorizzazione, che ovviamente rispetti una cosa che non è possibile, signora, e già ne avevamo accennato stamattina, non è pensabile che noi i lupi li mettiamo dentro a un recinto perché servono a noi per andarli a vedere, quello si chiama giardino zoologico, è un'altra cosa. Ecco, noi dobbiamo garantire che il capitale, in questo caso, ragionando da, non sono un economista, sono un biologo, quindi chiedo aiuto, dove sta Carlo? Giuseppe che è andato via, Giuseppe Carlucci, è scappato, ce l'ha fatta più. No, ma per dire, siccome lui è laureato in scienze economiche e commerciali e ieri sera alla fine parlavamo di natura ma con un sacco di zeppe di carattere economicistico, bisogna saper ragionare anche di questo, il lupo, l'orso, l'aquila reale, il picchio nero, la gallina pratagliola, il grillaio, sono capitale, soldi, sono soldi. Poi ci arriviamo quando parliamo dei valori. Allora, vogliamo cercare di capire come metterli a frutto questi capitali? È un approccio un po' cinico, a me naturalista piace solo pensare che il lupo vive, ce ne sono tanti perché ha diritto di vivere, punto, fine. Vedere all'improvviso questa minaccia è per gli agricoltori che qui non tanto lo volevano il parco, insomma, vedevano il parco come una limitazione, sono voluti anni perché io ricordo in tutti i parchi italiani, vorrei che fosse serenamente detto, tutti i parchi italiani hanno avuto questo problema, tutto questo. Io ricordo che da bambina noi avevamo una casa in Val d'Aosta con mio papà e quindi passavamo le vacanze in Val d'Aosta, tra la Val d'Aosta e la Puglia, pensi che differenza, e la cosa che appunto mi colpiva a noi e anche ai miei genitori era come invece in Val d'Aosta il parco fosse stata una grande opportunità, cioè le passeggiate, le notti a rifugio per vedere gli stambecchi, tutto questo era una gioia enorme per i turisti, allo stesso tempo però era un'entrata economica per i valdostani, insomma. Lui è diventato, forse anche loro hanno avuto bisogno di tempo. Credo che ci brava, bravissima, adesso lei ha fatto la foto giusta. Ci vuole questo. Ragazzi, diamoci il tempo di respirare. Io ricordo delle discussioni feroci con gente che dice non state facendo niente per l'orso. L'Abruzzo, sì. L'orso marsicano, sicuramente certo. In assoluto la specie più importante della fauna probabilmente europea, non solo italiana. L'orso marsicano, certo. Ma io che faccio il biologo di mestiere so che quello che faccio oggi fra 150 anni se ne vede il risultato, cioè, perché una specie che si riproduce così lentamente, che si adatta così lentamente, o lavoro bene, capisco che sia un'impresa titanica, o lavoro bene 150 anni di seguito, altrimenti non ho fatto niente. Per cui diamoci il tempo di far maturare il frutto. Se appena esce il fiore diciamo no, il fiore non mi piace perché fa ombra, è meglio buttarlo giù, lasciamo perdere. È un'impresa culturale, perché i parchi sono così. Anche perché qui c'è un certo come sono come un mono, quasi dei monoliti, l'atteggiamento è monolitico, cioè
i compartimenti sono stagni, in quelle lame si mette il grano, e si mette il grano da millenni, in quei pascoli hanno passeggiato le pecore, e cioè è tutto molto per compartimenti stagni, è molto difficile, credo sia stato molto difficile accettare i limiti del parco, accettare delle imposizioni, molto 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 difficile. Secondo me ci vuole del tempo, perché si sia un passaggio generazionale. Quindi sarebbero i giovani che dovrebbero capire l'importanza di avere una diversità, una biodiversità in tutti i sensi, insomma, e questo ci voglia un po'. Da una parte c'è un recupero di cose perse, per esempio la lenticchia, non so, che si era persa ed è tornata, per dire una cosa, sembrava assurdo, sembrava un cibo di poveri, che non servisse più, questa smania di avere, di diventare eleganti e chic, di mangiare la panna, è passata pure di qua, credo. Adesso si comincia quando a capire... Quando la lenticchia è molto più buona della panna. Esatto, adesso si comincia... Ma lei si ricorda a Roma quando andavamo a Piazza Pulite a mangiare i tortellini con la panna? Sì. Io quando ero universitaria il massimo era che mi facevano schifo sta panna sui tortellini, però sì, sì, c'è stato un momento in cui panna Uberalles, sì. Uberalles adesso non si mangia più la panna, per fortuna. Si è capito. Allora, io che sono romana, valdostana, altamurana, e che quindi vedo le cose come lei ha, no? Ci sono proprio dei passaggi, certo. Capisco quanto in un territorio così antico, lei, non so se l'ha girata un po' la Puglia, ma così arcaico, ma così affascinante come la Murgia, ci voglia proprio, perché così arcaico, se le pensa alle scoperte dell'uomo d'Altamura, dei dinosauri, è proprio un territorio antico, antichissimo, ci vuole molto tempo, cioè, perché gli agricoltori capiscano che possono avere risorse nuove anche dal lupo, immaginando delle... Però mi sembra, prima diceva Anna Grazia, che qui, scusa, non ti voglio usare come cuscinetto punta spilli, ma per me sei in questo momento una rappresentante del parco, e quindi mi rapporto con lei come collega, raffrontando le esperienze. La logica che diceva prima di sperimentare con alcune aziende certe iniziative di prevenzione, secondo me va esattamente nel senso che sta dicendo, sì, ma lei. Ma siano molto poche queste aziende. Ho capito, ma piano piano. Allora, se avete presente, esatto, che i parchi hanno in teoria un gran potere, ma sono dei morti di fame. Vi spiego perché. Perché i parchi sono sovraordinati a comuni, comunità montane, sì, province, certo, e regioni. Cioè, all'interno del parco la regione non può dire la sua in termini di normativa, è la regione che si adegua alla normativa del parco, poi c'è tutta una serie di integrazioni, però da un punto di vista di ordinamento degli enti statali noi veniamo subito dopo il Ministero. Il Ministero, enti parco, nazionali intendo, regioni, province, eccetera, eccetera, da una parte. Quindi i poteri sul territorio ne abbiamo tanti, dobbiamo saperli gestire. Però in termini strutturali siamo dei morti di fame, perché non abbiamo né soldi né personale, che è la cosa ancora più grave. Per me questa è la cosa più grave in assoluto. Io oggi sono il direttore di Parco Nazionale italiano con un'esperienza più lunga, non sono più o meno bravo, ma in termini di anni che vivo e lavoro in questo mondo sono sicuramente dei 23 parchi nazionali quello che ha l'esperienza più lunga. E mi posso permettere, e sfido chiunque a contraddirmi, di fare una valutazione parco per parco di quanta gente, quali e quante professionalità ha bisogno. Non me lo permetterei mai per un parco marino, perché non è nelle mie corde, nella mia genetica, ma nei parchi terrestri e nei parchi in particolare appenninici alpini credo di poterlo fare. Qui non lo so, non ho mai studiato il problema, ma so che sto in una condizione dire disgraziata e dire poco, perché 10 persone sono da ridere. Io ho 36.000 ettari, non ho un centro abitato dentro al parco, gli abitanti dentro al parco saranno migliaia, 1.500, ma nemmeno, forse nemmeno, in un paio di frazioni. Ho 14 persone, ho fatto una valutazione critica molto prudenziale, avrei bisogno di 34 professionalità. Ne ho 14. Allora tu non mi puoi dire, corri in Formula 1, che macchina mi dai? La 500. Come la gestisco? Te do le pinze e i cacciaviti. Queste sono le condizioni in cui lavorano i parchi. Ok? Sì, sì, certo. Allora, voi cittadini italiani consapevoli e responsabili, datecela una mano prima a rafforzarci, perché noi siamo dalla parte vostra, di quelli che ci vivono e ci lavorano. Io ho sempre sostenuto, da quando facevo l'ambientalista d'assalto, 1971, Cronos 1991, qualcuno l'avrà sentito nominare come un antesignano delle associazioni ambientaliste,
Dico, la cosa che dobbiamo sviluppare noi è il senso dell'appartenenza. Questo, cioè, tu cittadino devi essere orgoglioso e felice di vivere dentro al parco. Però, voglio dire, però sono, questo è vero, ma bisogna d'accordo. Anche ragionare nell'una io mano, lava l'altra e tutte e due. Fautrice e felice che... Io sono sempre stata fautrice e felice e onorata che la mia masseria antichissima dei secoli sia dentro. Per me è stata una gioia e no, sono felicissima di questo. Capisco però che, essendo io più cittadina che rurale la vedo sempre con un occhio un po' diverso. Ma certo, allora io capisco anche, perfettamente. So perfettamente quanto sia difficile l'agricoltura qui. E quanto poi, quando l'agricoltore o l'allevatore vede delle difficoltà in più, già ce ne ha tante, perché il padre eterno, Giove Pluvio, non sempre ci aiuta o ci aiuta troppo. L'anno scorso ha piovuto talmente tanto che il grano è morto, non perché non pioveva, perché aveva piovuto troppo. Quindi ogni anno ce n'è una, no? Se poi si vede anche delle imposizioni che non prevedeva però qualche volta io vi invito anche a considerarle come un investimento, me, esatto. Pensi la sua amatissima masseria, esatto, è un se non fosse stata nel parco magari fra 10 anni ci avevano fatto sopra una bella speculazione edilizia, allora forse grazie che abbiamo messo delle garanzie, esatto, microfono, sequestra il microfono alla signora, io sono perfettamente d'accordo. Bene che la sua azienda è stata inserita nel catalogo delle aziende amiche del parco e difatti se consultiamo adesso quel catalogo, che tra l'altro è stato anche donato, come per le altre 56 aziende che hanno aderito, è stata presentata la sua azienda sotto forma di una scheda con tutti quelli che sono i valori ambientali, paesaggistici, sono stati inseriti i contatti, i riferimenti, i prodotti che possono essere acquistati ed è stato creato un itinerario ad hoc che parte dalla sua azienda e che fa ritorno presso l'azienda, perché in questo territorio noi non abbiamo i rifugi, il concetto è che la masseria ovviamente adempia le funzioni anche di controllo, di supervisione. Ed è un'occasione oltretutto, proprio perché i centri abitati non sono all'interno del parco, per la gente che visita questo territorio di entrare in contatto con chi lo abita veramente, chi svolge le attività agrozootecniche. Quindi... Però, e qui mi collego all'antefatto, questo laboratorio dal basso, che è un corso di formazione, grazie a, sono stati intercettati dei finanziamenti regionali, nasce dallo stesso gruppo di lavoro che ha condotto quell'indagine e quindi il discorso qual è stato? Quello di capire quali fossero le esigenze degli operatori. Sono state raccolte tutte queste esigenze e il gruppo di lavoro degli agroecosistemi, ieri è stata fatta la premessa perché è stato realizzato questo laboratorio dal basso, come è nato, c'è un progetto a monte declinato in una serie di azioni, consistito appunto nell'analisi del territorio attraverso degli agroecosistemi, che sono l'ecosistema prevalente che c'è all'interno di questo territorio. Quindi che cosa è stato fatto? Si è cercato praticamente sia di pensare agli aspetti più tecnici, quindi è stata fatta un'indagine, un monitoraggio su 5 aziende, è stato testato un modello per capire come correlare la qualità aziendale della produzione con il rispetto dell'ambiente. Questo modello è stato testato su 5 aziende ed è ovviamente un lavoro pilota. Contemporaneamente però è stato fatto un lavoro su 56 aziende e quindi di catalogo, e questo catalogo è uno strumento unico, come diceva ieri il direttore, perché sono descritte queste aziende in maniera dettagliata, può essere portato nelle fiere, può essere distribuito, non esiste un parco che ha fatto una cosa del genere, quindi investendo anche tantissimo in questo. Se vogliamo, se ne possono dire, possiamo dire tanto, oltretutto questo è un progetto che è stato realizzato per un anno, intendiamo proseguirlo, e quindi questo momento serve anche soprattutto al confronto e per prendere spunti. Perché per esempio sono state progettate 12 agropasseggiate, sono state le prime 12, adesso insieme alla collega giustamente possiamo pensare a altri itinerari, magari sulla valorizzazione legata al lupo, cioè di cose da fare, ne abbiamo veramente tantissime, abbiamo ottenuto il riconoscimento della CEZ, ma dire che è la fase zero... Meno uno. Anzi, siamo meno a meno uno, uno forse. Ma sia Venti Luciano. Cioè, no, devo dire che purtroppo. No, no, no,
maniera per dire che abbiamo tutti i limiti di questo mondo, però siamo diciamo persone che ognuna per le proprie competenze, per quello di cui si occupa, si cerca di fare il massimo. Oltretutto siamo qui per parlarne. Quale altro ente si pone in queste circostanze? No. Posso parlare da persona che non appartiene all'ente parco, che è un cittadino come lei, quindi non io volevo dire una cosa. Ma assolutamente, anzi, io quello che dico, pensate alla differenza che c'è sempre. Cioè io penso, faccio l'agronomo, quindi mi capita di parlare con molte aziende, diciamo, dentro e fuori il parco. Fra l'altro faccio parte della commissione locale sul paesaggio, quello che autorizza gli interventi sul territorio. E quindi quello che non si afferra molte volte è che la difficoltà di intervenire su determinati territori sensibili dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, eccetera, non è dovuta alla presenza istituzionale di un ente parco. Cioè, se la sua masseria fosse stata al di fuori del parco, io penso avrebbe avuto gli stessi problemi. Il vantaggio che hanno le aziende all'interno del parco è il fatto che oggi ne stiamo discutendo. Ma io le posso garantire che per 10 aziende che stanno all'interno del parco e che hanno problemi, ce ne sono 50 fuori che hanno gli stessissimi problemi. E non ne parla nessuno. Cioè, io penso che il vantaggio che c'è stato. Poi, che voi partecipiate agli incontri e facciate presente che ci sono delle criticità, questo va bene, perché gli enti non è che sono santi. Non è che sono di santi, cioè vanno comunque costantemente stimolati. Non hanno nemmeno la scienza infusa. E non hanno neanche la scienza infusa, vanno costantemente stimolati, vanno costantemente monitorate l'attività, eccetera. Cioè non, questo fa parte della coscienza responsabile. Però quello che mi succede sempre è di trovare gente che dice: ah, se non ci fosse stato il parco. No, guarda che se non ci fosse stato il parco, tu non avresti potuto fare queste cose esattamente come... adesso non parlo con voi che conosco bene il vostro territorio, la vostra azienda, e mi pare diciamo abbiate una sensibilità mediamente più alta rispetto agli altri, ma questo anche per un fatto... stiamo parlando... Signora, so benissimo di chi stiamo parlando, quindi non mi permetterò mai... Vabbè. Proseguo. Allora, no, questo era quello bello. No, ma le mie volevano e vogliono essere delle provocazioni, perché intanto abbiamo una collettivizzazione degli argomenti che magari non capita mai. Poi davvero io sono convinto che io voglio uscire arricchito da questa esperienza qua giù. Perché? Perché un tipo d'ambiente come questo, per quanto io abbia lavorato davvero in tanti posti in Italia, però un ambiente così con un approccio da parco non ce l'ho come esperienza, per cui mi interessa capire a me il polso della situazione dei cittadini, degli operatori, di quelli che hanno le strutture e quelli che non ce l'hanno. Anche degli spunti da lei, visto che lei veramente... Io l'ho scritto, io qui ne ho scritto una filza, ho detto ne avete altre? No, ma basta semplicemente quello. Non sia... Cioè quello che sta scritto qua... Siccome mi occupo di quella materia, di tutela della proprietà intellettuale, da un po' di anni, e posso dire che non si ha capacità di intendere che cosa significa avere un marchio. Cioè il marchio non ha il valore soltanto della registrazione fatta, certo, pagando le vecchie marchi, 180 euro e tutte ste menate. È un asset finanziario. Certamente. Io mi sono scontato, assolutamente. Faccio dei nomi, mi interessa poco. Cantina di forma fondiaria, Grifo che ha cambiato il nome perché era Grifo, si è scontrata appena registrata con la Perugina, perché dal punto di vista di marchio usato Grifo e Avando ha dovuto per due volte ritirare la presentazione del marchio, la seconda volta a Luani, che è ad Alicante, è il marchio comunitario. Non si capisce che il marchio è un asset finanziario. Se tu lo scrivi nei libri contabili, ha valore. Quando si è fondato, per fare un esempio, c'è FCA,
per il caso di uno bar, si è valutato quanto vale le 5 barre della FIA, che vale. Cioè non si capiscono questi concetti, come materia piuttosto recente, parliamo della metà degli anni 80, il marketing urbano e territoriale. Cioè tutti i paesini del parco che ha il marchio e vende la caciotta, il vino, l'essenza, la tisana, c'è quello sopra, c'è la gente oggi, diceva la signora, non vado più a prendere i tortellini con la panna. No, io sto cercando bottiglie di vino di un certo calibro. Se non si arrivano a vedere sempre... Ma bisogna lavorarci però su questo, bisogna lavorarci, poco da fare. Ha detto prima una cosa, scusi se mi sono intromesso, si agisce per compartimenti stagni, cioè siamo una collettività ma di monadi, no, te fatti gli affari tua che io ne faccio. Sì, purtroppo sì, purtroppo. Sì. È all'avanguardia, no? È all'avanguardia. Siete avanti, cioè non per ma dovete solo lavorarci su. Ci vogliono anche 10 anni. No, 10 anni in realtà. La giornata di ieri sulla lana. Perché sei inchiodato questo? Ma non si sposta più. Ho deciso che non si sposta perché la freccetta sta di qua e non si sposta più. Perché non lo so. Ecco, questo prima c'era che dice? No, si era spento il mouse, il tappeto. La fauna selvatica è definita dalle normative, la legge 157-92, quale patrimonio indisponibile dello Stato. Vi invito a riflettere sul significato di questa frase. Patrimonio indisponibile dello Stato. Siamo passati dal concetto di res nullius, cioè di cosa di nessuno, a res communitatis, ovvero patrimonio indiviso di tutti quanti noi insieme. Quindi la perdita di ciascun esemplare di fauna è configurabile come una sottrazione di beni allo Stato, cioè al patrimonio di tutti noi. Ovviamente non tutti gli esemplari e non tutte le specie animali hanno lo stesso valore per rarità, normative riferibili, specie specifiche italiane ed europee, eccetera. Quanti sanno quale può essere il valore economico di un singolo esemplare di lupo appenninico calcolato sulla base di una perizia di tipo assicurativo? Questo è il mio promemoria, poi vi illustro i criteri. Determinata da una costituzione di parte civile nell'ambito di processi di bracconaggio, esempio pratico, e chiedo all'avvocato aiuto se sbaglio i termini tecnici. Allora, atto di bracconaggio, si intenta un processo per aver arrecato un danno allo Stato e una sottrazione di beni. Qualcuno, in nome e per conto dello Stato, sentirete tutti quanti parlare quando si parla di processi, l'ammissione a costituzione di parte civile, cioè il giudice è deputato a decidere chi è che rappresenta gli interessi della collettività o di quale parte della collettività, e in questo caso decide di ammettere o non ammettere la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile prevede un indennizzo, sbaglio? No, giusto. La Costituzione di parte civile prevede anche poi, come dire, un procedimento civile per la quantificazione del danno e il risarcimento che di quel danno deve essere fatto. A me nel 1900, fra 88 e 89, è capitata, e credo sia l'unica volta che è successo nel nostro paese, di essere richiesto da un tribunale, c'era un procedimento a carico di ignoti, per l'uccisione di un'orsa marsicana, sul versante ancora una volta marsicano, quindi della Marsica Fucense, della zona dell'Avezzanese, del Parco d'Abruzzo. E il giudice,
nella prima o nella seconda udienza del dibattimento, disse, ma dice, visto che si tratterà poi di fare una costituzione di parte civile, possiamo individuare, perché fino allora si parlava di valore morale, di grande rappresentanza, di valore della collettività, ma nessuno era mai, si era mai, come dire, misurato con quello che è un tentativo di valutazione. Cioè, come lo valuti un orso? Appeso? Come il vitello, come l'agnello, come la vacca, come il cavallo, come la gallina, il coniglio? Probabilmente no. E insomma, mi chiese, ve la faccio breve, di fare una, questo come dire, è una cosa ad effetto, perché poi vi inviterò a sparare alto. Considerate che siamo negli anni 88 e 89 e che a me è stato chiesto di fare una perizia a tutti gli effetti, cioè di motivare perché quegli animali con quelle caratteristiche, di quelle piuttosto che non di quelle altre specie, avevano quel valore, e quindi se il farabutto che aveva sparato all'orsa fosse stato preso, gli avremmo potuto richiedere in nome e per conto dello Stato una certa cifra X. Adesso considerate che nell'88-89 c'era il costo della vita di quegli anni e c'era la lira e non l'euro. Provate a lanciare qualche, questo sarà breve perché lo facciamo quasi come giochino, però poi vi spiego com'è andata la valutazione. Provate a farvi delle idee, voi, fra voi e voi stessi, provate a dirmi... No, aspetta, però, sì, questo è un parametro, uno dei possibili parametri. Ditemi, secondo voi, allora, io dovendolo fare per l'orso marsicano, l'ho fatto per l'orso, per il lupo appenninico, alla situazione dell'epoca, e per il camoscio d'Abruzzo, alla situazione dell'epoca, quando non erano cominciati ancora i processi di... quando portammo i primi camosci alla Magliella, al Gran Sasso, forse avrete sentito che oggi la situazione è diversa. Sono venute fuori delle cifre, notevoli, notevoli davvero. Vediamo se qualcuno ha idea di quello che può essere queste cifre, cioè quanto vale, adesso io in realtà differenziai almeno per l'orso, per il maschio adulto, la femmina adulta, maschio giovane, femmina giovane, cucciolo, maschio e femmina, aspettative di vita, eccetera. Però diciamo una cosa media fra queste, sennò diventa, come dire, un gioco al massacro. Però ditemi secondo voi quello che potrebbe essere il valore di un orso in quegli anni, il valore di un lupo e il valore di un camoscio. Provate a lanciare delle cifre. Il valore di un orso forse una trentina di milioni. Tu una trentina di milioni. 300-400 milioni. Non è... cioè, 12.000 miliardi e uno vince. 50 milioni di lire. Stiamo parlando di lire perché siamo. Non vogliamo confrontare appunto un monumento, nel senso che sono inestimabile. No, il concetto di inestimabilità non c'è. Cioè, oggi possiamo stimare anche la Gioconda di Leonardo, che tutti diciamo è inestimabile, no, certo. Non c'è un. Ecco, allora. Che ho visto? L'ho visto il capitale. Ha visto lei? Cioè. Quindi voglio dire, noi si è creato una tabella. Infatti voglio dire, se muoio io o muore mio figlio in un incidente stradale, la perizia assicurativa valuta molto più lui, che ha un'aspettativa di vita e un certo orizzonte rispetto a me. Io trovo assolutamente indiscutibile questo. Però per farvi capire, adesso stiamo giocando perché ogni tanto bisogna pure giocare, vi dico quello che è venuto fuori. 500 milioni per ogni... No, lei signora è molto aggressiva. 500... Ma lei però non ha seguito, ci ho scritto che adesso ve lo dico, me lo faccia dire. Un camoscio e un lupo valevano 500 milioni lupo, una femmina d'orso adulta, che è quella più di maggior valore in assoluto, valeva 3 miliardi di lire. E i parametri di valutazione sono stati moltissimi, ovvero all'epoca esisteva solo il Parco Nazionale d'Abruzzo, che è preposto fra i fini istituzionali della legge dello Stato alla conservazione, prima di ogni altra cosa, dell'orso e del camoscio, non del lupo, non dell'aquila, ma dell'orso e del camoscio, sì, è nella legge istitutiva. Quanto spende lo Stato italiano ogni anno per garantire la conservazione di quella specie animale?
quanti individui di quella specie animale abbiamo all'epoca sotto tutela all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, e quella popolazione quanti individui conta a livello nazionale, e una popolazione consimile, e andai a vedere i prezzi degli spari degli orsi nelle riserve di caccia jugoslave e rumene, quanto costa sparare un orso adulto o un'orsa adulta all'estero per una popolazione che là veniva stimata intorno ai 2500 esemplari. Noi di esemplari quanti ne stimiamo? Ne stimiamo 50. Allora mettete insieme tutti questi parametri, è venuto fuori che femmina adulta circa 3 miliardi, maschio adulto circa 2 miliardi per l'orso. Per il lupo e il camoscio ci dedicai meno attenzione di dettaglio, devo essere sincero, perché il problema era dell'orso, non stetti a fare troppe differenziazioni, ma circa 500 milioni ad esemplare. In questo quadro vengono conglobati i costi per la sorveglianza delle guardie del parco, il finanziamento annuale dell'istituzione Parco Nazionale d'Abruzzo. Quindi, ma a me non serve per giocare a, come dire, fare il colpo di scena, serve a far capire a cittadini di un paese che hanno in testa solo i valori umanistici, e quindi giustamente il grande monumento del quale andiamo orgogliosi, che anche questi sono monumenti, e che la nostra cultura non è ancora, la keyword, la chiave di lettura è ancora in grado di apprezzarli, ma che su questa strada dobbiamo camminare per arrivare a capire che il giorno che avremo perso l'ultimo orso marsicano sarà molto peggio che se fosse venuta giù tutta Pompei, non solo la palestra dei gladiatori, tutta. Per me l'orso marsicano che scompare, preferirei che venisse rasa al suolo Pompei, in termini di perdita come cittadino, non a me Giorgio Boscagli, biologo che si occupa di orsi e di lupi, perché avremmo perduto di più. Questo bisogna farlo capire alle istituzioni, a chi legifera, e prima di ogni altra cosa ai cittadini dei parchi, che di questo devono portare avanti la bandiera. Quando dico ai cittadini, amici, io ho una casa a Parco d'Abruzzo perché mia moglie è di là, dico: tu devi essere ancora prima del direttore del parco, tu cittadino, il difensore del fatto che sulle tue montagne c'è ancora l'orso, perché tu ce l'hai, e tutti gli altri, in tutto il Parco d'Abruzzo abitano 6.000 persone, 5.000 persone nei 5 paesi del cuore del parco, queste 5-6.000 persone hanno la fortuna di avere nelle vicinanze qualche cosa che nessun altro degli altri 56 milioni di italiani ha. Vogliamo valutarlo e quantificarlo o no? Prego. Passate il camoscio alla signora. Comincia a essere un po' strano. Tutte cose sacrosante. Io sono perfettamente d'accordo con lei, però lei giustamente sta dicendo delle cose che poi ci fanno riflettere, cioè i 5.000 abitanti di cui lei parla, lei pensi quanti abitanti ci sono nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia? Cioè la differenza... Di meno, credo di meno, perché io parlo di questi 5 paesi che sono tutti dentro i confini del parco, se ci mettiamo gli altri 22 comuni del contorno saliamo molto di più, però quelli dentro al parco, cioè viventi e residenti nei 5 comuni, Pescassero, Liopi, Barrea, Villetta Barrea, Civitella, Alfedena, sono questi 5.600-5.800. Che hanno aziende che gravitano all'interno del parco, cioè che vivono nel parco, per quello che insiste sui loro territori comunali, lì vivono, sì, certo, che hanno aziende agricole. Perché l'orso sta sulle montagne, mentre il lupo sta dentro. Quello che vuol dire la signora è la... Questa è la differenza, non sono le montagne, voglio dire. Molto meno, sicuramente. Questa è la differenza. In termini percentuali molto meno, non c'è dubbio. Le casentinesi ancora meno. Questa è la differenza. Questa fa parte, scusate, quella non è la differenza però del Parco dell'Alta Murgia o del Parco d'Abruzzo. Il problema è che c'è una serie di problematiche comuni e una serie di problematiche che sono specifiche, peculiari di un singolo territorio. Questo giustamente qualcuno, credo proprio Fabio, abbia detto stamattina
che è un parco, come dire, con una vocazione di ruralità molto più alta. Io direi che l'unico parco confrontabile nel nostro paese, per la mia conoscenza dei parchi, è anche, no, la Maremma è regionale, io sto parlando dei nazionali. Fra i nazionali, quelli che hanno, come dire, una forte valenza di valori antropici e una minore valenza in termini di quantità di valori naturalistici, è il Parco delle Cinque Terre, che è un parco che ha una storia per conto suo. I cinque comuni delle Cinque Terre hanno 100 anni di storia di interesse, cioè c'è stato Goethe, ci sono stati i viaggiatori francesi. A livello culturale, certo. E lì ci sono dei valori di carattere, chiamiamoli rurali, enogastronomici, io vogliamo chiamarli, pensate a quanto costa una bottiglia di Chacquetrat, il vino che si fa solo su quei quattro terrazzi delle Cinque Terre, e quindi capite bene che ci sono delle similitudini. Però è chiaro, per esempio, qui in termini di biodiversità io credo che questo parco sia molto più ricco, credo, perché non ho studiato né qui né alle Cinque Terre, li conosco per esserci stato. Allora, voglio dire, quello su cui dobbiamo puntare l'attenzione è in che modo fra i parchi si possono condividere una serie di esperienze comuni, partendo da quelli storici, Abruzzo, Gran Paradiso, Stelvio, Circeo, meno la Sila perché era solo sulla carta. Dopodiché cerchiamo di elaborare ciascun parco in modo, come dire, autonomo, cioè facendo riferimento alla propria situazione sul territorio, un percorso. Ma elaborare un percorso non significa... E siamo pronti. Significa studiare, capire, sbagliare, pagare il prezzo dei propri errori, cambiare direzione e andare avanti. È così che va avanti l'evoluzione, anche la nostra, anche l'evoluzione culturale, non solo quella di Darwin. Vado. Qui abbiamo già in realtà parlato, se volete proviamo a ragionarci, ma ne abbiamo parlato da stamattina. Ma perché questo mi dice, mi continua a fare questo lavoro? Secondo me sei stu- è stanco. No, non lo so, forse abbiamo qui. Comunque si legge, dai, poi dopo vediamo che si riposa. No, sono 5:10. Io in una mezz'ora chiudo comunque. Devi... Fuggi, ci salutiamo ora. No, domattina io mi alzo, mi organizzo e poi se qualcuno mi porta in aeroporto rientrerei. Siamo di una stessa barca. Ciao, ci vediamo. Ciao. Grazie, sì. Dunque, il punto 4 è il confronto sulle possibili tecniche di prevenzione, però credo che sia un discorso molto lungo. Guardate, vi faccio scorrere rapidamente i temi, ce n'è uno, l'ultimo, che mi preme parlarvene, perché non vorrei che poi finisce il tempo, si sfilaccia la riunione. Allora, il 5 è la storia... Siete a conoscenza almeno per grandi linee della storia del recente del lupo nel nostro paese, questo lo possiamo saltare perché chi vorrà se lo legge sopra quell'articoletto che ho lasciato in PDF. Quali sono, ma allora ce l'hai con me tu, quali sono a vostra conoscenza il livello e le modalità di monitoraggio che vengono effettuati sulla presenza, densità e diffusione del lupo sul territorio? Questo interessava a me capire quanto... Foste, però mi mancano i colleghi del parco dell'Alta Murgia, quindi diventa pure un po' difficile. Mi piacerebbe capire quanto è diffusa. Ah no, è vero, ci sei te ancora, no? Che ormai mi ero focalizzato su Anna Grazia. Cioè, mi piacerebbe capire quanto è diffusa, ma ripeto, io ho scritto questa roba pensando che questi che sarebbero stati davanti a me sarebbero stati tutti operatori di carattere zootecnico, per cui è chiaro che magari tutti voi sarete documentati quante più degli amici del parco su come viene fatto il monitoraggio dei cani, dei lupi, eccetera. Mentre invece a me interessava stimolare in qualche modo la discussione fra gli operatori della zootecnia per dire: cari amici,
Guardate che tutto questo che si sta facendo per amore di conoscenza e per obbligo istituzionale, ma anche in funzione del fatto che voi esistete con la vostra attività sul territorio. Quanto ne sapete voi? Cioè, sapete quelle che sono le stime che il parco ha fatto sul numero di lupi, sul numero di eventi riproduttivi, se siamo in una fase di espansione, di contrazione, qual è il problema dei cani vaganti? Lo sapete voi operatori zootecnici? Questa è una cosa che mi piacerebbe capire se la sanno o non la sanno. Ma vado, aspetta, prima di un'eventuale risposta. Ok, questo è il 6, aspetta che vado. No, sono tornato su. Ritenete che la gestione del risarcimento dei danni al patrimonio zootecnico possa essere migliorata? Badate bene, le parole sono, come dire, pensate. La gestione del risarcimento dei danni può essere migliorata? E anche qui ci vorrebbero gli operatori che ricevono questi eventuali risarcimenti, perché sennò è difficile capire fra noi che non facciamo gli operatori zootecnici come potrebbe essere. Ognuno può dire quello che vuole, ma mi pare poco produttivo. E poi ancora, il punto che mi interessa di più è il numero 9, il concetto di aree contigue e le sue potenzialità. Quale strumento di gestione delle problematiche connesse all'esistenza delle aree protette nei loro dintorni, criteri di costituzione, criteri e potenzialità di gestione in relazione ai danni alla zootecnia, ma non solo. Verifica situazione nelle aree di presenza delle aziende zootecniche, valutazione collegiale delle possibilità di applicazione, costituzione di lobby pro aree contigue. Io vorrei darti un attimo la parola per rispondere, o per, come dire, dire due cose su quello che dicevo prima. Poi mi piacerebbe chiudere la giornata su questo argomento, perché è un argomento secondo me di vitale importanza, specialmente in una situazione come per tutti i parchi, ma qui più che altrove. Vai. Molto sinteticamente, posso dire che i risultati degli studi condotti sino ad ora sono pubblicati e quindi visionabili. Non basta, scusami, sì, no. Sono cattivo, sì, in questo. No, era giusto per una completezza, certo, per quelli che sono. Cioè, io vorrei proprio un interrogatorio del singolo operatore zootecnico e dargli i punti, cioè dire tu che stai tanto a criticare, stai a dire non funziona, non va, non va bene, non basta. Ok, adesso mi dici questo e questo, dopodiché se rispondi a un punteggio e sei promosso, hai, come dire, una via spianata per una strada, per un obiettivo. Se no, significa che quello che ti piace è criticare, il che significa fare lamentazione pura e basta. In quel progetto che citavo poc'anzi degli agroecosistemi sono state indagate delle aziende e quindi gli operatori, per esempio Mirella, Giuseppe, Paolo e Mirella sono i principali attuatori di queste indagini, si recavano nelle aziende e somministravano un questionario complessissimo, dove appunto chiedevano. L'ho visto ieri sera, gli ho dato un'occhiata, un bel lavoro quello che avete fatto, è davvero molto bello, veramente, e anche molto utile. Io se verrò giù a farmi una passeggiata me lo porto come bademecum. E lì venivano fatte domande appunto inerenti a questo genere di questioni, soprattutto per esempio i rapporti col parco, cosa facesse il parco o meno. Diciamo che tra i risultati, che poi sono stati indicizzati, possiamo dire che forse alla risposta cosa fa l'ente parco c'è la percezione di un poco o magari per esempio rispetto al problema dei cinghiali. E infatti ecco perché domani ci stiamo preoccupando, sicuramente lì si concentravano le critiche. Su però quanto dicevi, e cioè sai che stiamo conducendo gli studi, sai che stiamo attuando queste misure di prevenzione, ecco questo per esempio è un'idea rispetto per il prossimo che ci stai dando, per il prossimo lavoro, perché agroecosistemi lo ripetiamo, e sicuramente in questo questionario dovrà essere inserita a questa domanda, come percepisci l'ente parco, quali sono i problemi, rispetto alla questione cinghiali, sai che l'ente parco sta facendo questo? Uno, sai che l'ente parco sta facendo quindi i monitoraggi, gli abbattimenti, le elettrificazioni, e questo è questa è sicuramente una cosa. È bello che questa ultima cosa, che come vedi integrandoci poi viene fuori il quadro, no? L'idea non sai che, ma il parco fa gli abbattimenti, okay. Vero o falso? Il parco cattura almeno 100 cinghiali l'anno, vero o falso? Oppure il parco cattura almeno 500 cinghiali l'anno, vero o falso? Poi alla fine tu hai un quadro che ti permette di capire qual è il livello di informazione.
Poi qua si colpevolizza nessuno, non è che quello che prende 4 all'esame viene, come dire, abbattuto sul campo insieme al cinghiale. Gli si fa tanto, capire, però, vedi, tanto c'è la privacy, tanto c'è la privacy, noi facciamo capire loro che sono dati che vengono poi, che servono a noi per staticizzare il lavoro. Ottimo spunto, perché a questa cosa penso di aver risposto e quindi adesso lo faremo. Ok, ringrazio per l'ottimo. Comincio a essere stanco, sono contento che abbiamo finito, però questa cosa ci tengo davvero tanto a dirla. Allora, le aree contigue sono il contenuto normativo dell'articolo 32 della legge 394-91. Che cosa sono nella pratica e da dove nascono? Come idea nascono dalle zone cuscinetto, le cosiddette buffer zones, delle aree protette americane, che sono praticamente una fascia intorno ai parchi che deve servire da mitigazione fra le normative più rigorose, non dico rigide, rigorose, nel senso che all'interno dell'area protetta, del parco vero e proprio, ci sono i valori più importanti, il Colosseo e la piazza del Colosseo. Questo è il parco, il Colosseo sta dentro. La casa di Scaiola, che stava sopra il Colosseo, e altre cose di cui lui purtroppo non sapeva nulla, e altre valenze ambientali notevoli, ma certamente non il Colosseo e l'Arco di Costantino adesso adiacente, stanno fuori, ma sono meritevoli di tutela. Non si possono lasciare in mano allo speculatore che ci fa la casa da regalare al ministro, per dirla un po' alla romana. Allora, bisogna capire che intorno ai parchi ci sono situazioni che vanno gestite, se possibile, in accordo con i parchi. Negli anni 80, inizio 90, al Parco d'Abruzzo, unico parco italiano all'epoca, abbiamo sperimentato, ma non c'era ancora l'articolo 32, si chiamava, e si chiama tuttora perché non è stata istituita nemmeno lì, zona di protezione esterna. Allora, il Parco d'Abruzzo era 40.000 ettari, ce n'erano altri 60.000 intorno, dove si andava a caccia, era possibile costruire, potevano essere attivate iniziative di carattere, come dire, economico di vario genere. La problematica più importante era che ci si dovesse andare a caccia secondo criteri un po' più, usiamo un termine vago, soft, rispetto al territorio normalmente libero per l'attività venatoria. Questo è quello che prevedeva la zona di protezione esterna del parco. Sulla base di quella esperienza e sulla base del fatto che negli anni fra 80 e 90 lì si è verificata una delle peggiori situazioni per le uccisioni di orso marsicano, che noi Parco d'Abruzzo dell'epoca dicemmo al ministro: guarda, o ci dai una mano, all'epoca era Giorgio Ruffolo, o ci dai una mano, chiudi la caccia per un anno, ci fai ragionare però coprendoci le spalle coi cacciatori del territorio di questo intorno al parco, per vedere se intendono ragione, perché la maggior parte degli esemplari uccisi o era durante battute clandestine al cinghiale, o gli trovavi addosso i pallettoni dell'atto di bracconaggio, o li trovavi morti nei lacci da cinghiale in cui andavano a finire gli orsi, insomma una situazione veramente brutta. Trovammo un ministro sensibile a queste cose, oggi non si trovano più ministri, non che avessi una particolare simpatia per Ruffo del Partito Socialista, ma la sensibilità di quegli anni oggi non c'è più, a 360 gradi in tutto l'arco costituzionale. Il ministro fece un'operazione e disse: sospendo l'attività venatoria per un anno con un decreto ministeriale, vi do il tempo a voi parco di interloquire con tutti i comuni e con tutte le rappresentanze venatorie locali, a voi comuni vi metto a disposizione uno staff di operatori per studiare insieme col parco di operatori tecnici, quindi un referente giuridico, un avvocato, un referente forestale per quanto riguarda la gestione forestale e così via, in maniera che possiate ragionare ad armi pari col parco per vedere come si può arrivare a gestire questo territorio. Dopo un anno e oltre 100 riunioni con tutti le organizzazioni venatorie di tutto il circondario del parco, arriviamo alla definizione di un assetto, parlo del 1989-90, di un assetto condiviso coi cacciatori locali per la gestione e per la responsabilizzazione
dei cacciatori stessi per la tutela della fauna in quel territorio. Con quale arma di scambio? E di questo mi sento particolarmente felice, perché fu davvero una felice intuizione, frutto, come dire, dell'elaborazione che facemmo proprio durante questi incontri. Noi Parco, grazie al supporto del Ministero dell'Ambiente, vi garantiamo che qui ci venite a caccia solo voi, cioè nel territorio della zona di protezione esterna costituiamo una serie di cosiddette aziende faunistico-venatorie che in realtà facciamo funzionare come autogestite sotto la responsabilità dell'organizzazione venatoria locale. Quindi chi abita fuori, qui dentro non ci può venire. Possiamo concordare che un limitato numero di esterni ci possa venire a pagamento, i soldi ve li beccate voi, l'organizzazione, a patto che li reinvestiate in operazioni di riqualificazione del territorio, quindi coltivi a fondo perduto per la fauna, ripopolamenti o reintroduzioni di specie o comunque di soggetti qualificati di cui noi Parco dobbiamo certificare la qualità e così via. Questo idillio ha funzionato per 2 o 3 anni, fino alla 157 del 92. Perché dico idillio? Perché io ho avuto veramente il piacere di verificare che all'interno del mondo venatorio c'è anche gente corretta, gente onesta, che pratica un'attività che a me non piace, ma a me non piace nemmeno il golf, non demonizzo nemmeno il golf. Non sono un sacralista nei confronti della fauna selvatica. Questo significa che c'è stata gente che è stata capace di decidere autonomamente, quando ha scoperto che in una certa area, una zona chiamata la Val Canale della Valle Longa, che è una valle laterale, quando ha scoperto che c'era una femmina d'orso con 2 piccoli, noi abbiamo saputo dopo che loro avevano deciso autonomamente di sospendere l'attività venatoria su 2500 ettari per garantire la massima tranquillità all'orsa con i piccoli. Sono risultati che sul piano culturale, credetemi, sono straordinari, proprio straordinari, cioè noi abbiamo ballato e bevuto quando abbiamo saputo questa cosa. Nel frattempo, nel 91, veniva approvata la legge quadro 394, all'interno della quale si è stato inserito questo articolo 32. E che vi dicevo stamattina, credo, io ho contribuito a scrivere perché facevo parte del gruppo di consultazione della Commissione Ambiente della Camera che veniva al Parco d'Abruzzo per prendere idee su come gestire una serie di problematiche. Per altre cose fummo sentiti moltissimo per la questione di a chi affidare la sorveglianza, al corpo forestale, lì abbiamo perso perché noi volevamo le guardie nostre. Morale della favola, si scrisse questo articolo proprio in base all'esperienza fatta e come strumento di ammortizzazione delle conflittualità fra mondo venatorio che non voleva i parchi, e qui torniamo al discorso che facevamo prima, che ha visto i parchi come il fumo negli occhi, e futuri enti parco dicendo: guardate, la legge prevederà questo, però vi mettete d'accordo sulla falsariga esperienziale del Parco d'Abruzzo. Che cosa è successo? Che nell'articolo 32 abbiamo messo 2 ingenuità. Una, quella di esplicitare in maniera chiara che i cacciatori ammessi a cacciare nelle aree contigue sarebbero stati i cacciatori residenti solo nel parco e nelle aree contigue stesse. La seconda, ancora più grave e che ha offerto e offre purtroppo il fianco a una strumentalizzazione politica della peggior specie, anzi no, io ho un concetto troppo alto della politica, una strumentalizzazione elettoralistica gravissima, e che è l'aver messo nelle mani delle regioni la responsabilità di istituire le aree contigue. Questo che cosa significa? Significa che se le regioni non decidono, le amministrazioni regionali su cui i vari parchi nazionali insistono, questo è un parco con una regione, ma pensare al Parco del Gran Sasso, 4 regioni, noi 2 regioni, Parco del Gran Paradiso 2 e così via. Se le regioni non istituiscono le aree contigue non nascono e i parchi non hanno in mano lo strumento di contrattazione col mondo venatorio locale che ci consente di fare do ut des, ti do la garanzia, ti faccio io da garante che solo tu cacciatore locale ci vai, però tu mi devi garantire in cambio una qualità della gestione faunistica ai massimi livelli. E inserimmo nell'articolo 32 anche l'opportunità, la possibilità di, per il parco di attivare forme di incentivazione economica,
per esempio nei confronti delle aziende che stanno magari immediatamente fuori dei confini, ma anche la possibilità di indennizzare i danni che oggi noi, se indennizziamo a un chilometro di distanza dal parco, ci denunciano per falso in atto pubblico. Qual è il problema, come dire, il nodo su cui non ci eravamo soffermati? In quel clima di entusiasmo del siamo arrivati, tenete presente che la 394 che è stata approvata nel 91 era il numero 16 o 17, 17esimo disegno di legge DDL per una legge quadro sui parchi nazionali. Dagli anni 60 si erano succeduti 20 governi e non si era mai arrivati a una legge quadro. Forse ci lasciamo prendere dall'entusiasmo, io non ero certamente in Parlamento, ma ero certamente fra quelli che promuovevano e spingevano in ogni modo. Il problema qual è stato e qual è? Che i cacciatori locali, che avrebbero potuto farsi alleati dei parchi per l'istituzione di queste benedette aree contigue, da un punto di vista elettorale non contano un cavolo. Questo è il problema. E ovviamente le grosse concentrazioni del mondo venatorio, che ovviamente fanno riferimento ai grandi centri urbani, hanno tutto meno che l'interesse a che le aree contigue, così come sarebbero state previste, vengano costituite. Questo è il motivo per cui a oggi, 2015, a distanza di 24 anni dalla nascita della legge, non ci abbiamo ancora questo fondamentale strumento di gestione del territorio e di, direi, ammorbidimento del problema. Perché se io potessi dire da una parte al Ministero che mi deve dare i fondi perché ne ho diritto e perché la legge me lo impone di indennizzare il danno, ma anche per quelli che ricadono nelle aree intorno al parco, e allo stesso tempo avessi un potere di contrattazione col mondo venatorio locale sulla qualità della gestione faunistica, io credo che avremmo fatto tutti, parco, aziende agrozootecniche e cacciatori, cacciatori locali, ecco, purtroppo si perde spesso questa aggettivazione, avremmo fatto un grosso passo avanti. Il problema è che siamo fermi allo stallo in questa situazione in cui non si riesce a usare il grimaldello sufficiente, la pressione politica. Ecco perché io ho concluso con questa frase: costituzione di lobbies per le aree contigue, perché qui in questo paese l'unica cosa che dobbiamo riuscire a fare noi mondo dei parchi, ma magari anche quelli che ci sono vicini politicamente, idealmente, è cercare di costruire una lobby in Parlamento che stimoli un obbligo molto più, o modifichi l'articolo, visto che è in corso ormai da 2 anni con la celerità tipica delle leggi italiane, ma sono 2 anni, quasi diciamo pure 2 anni e mezzo, che c'è in discussione una proposta di modifica della legge 394, che ha già cambiato 3 o 4 relatori, sono state cambiate, l'ultimo era Mariniello, ma adesso è cambiato anche lui il relatore primo del disegno di legge, ma quello che dobbiamo fare è pretendere che quando si arriverà alla discussione, fra le varie cose ci sia anche, come dire, una maggiore possibilità realistica di istituzione di queste benedette aree contigue, perché se fosse rimasto come era all'epoca del Parco d'Abruzzo prima della 394, basterebbe un atto del Presidente che dice: mi metto d'accordo col sindaco di A, B, C, D e F, i 12 comuni, 15, 8, 25, quelli che sono del circondario, faccio un decreto presidenziale del Parco d'Abruzzo ed è istituita l'area contigua. Così è funzionato e così funzionò la zona di protezione esterna. Noi, per essere più sofisticati, abbiamo fatto un gran casino, per dirla chiara, e oggi siamo così fermi, in mezzo al pantano, senza questo strumento. Questo è il quadro della situazione e mi è sembrato importante dirlo, perché non è solo un problema di gestione faunistico-venatoria, ma è anche un problema sia di gestione degli incentivi per la promozione di certe attività, ovviamente anche di controllo su altre, ma anche di opportunità per il parco e per le aziende locali, che mi sembra di capire qui hanno un problema più acuto che non in altri parchi, che hanno magari la sede fuori e magari gran parte del territorio fuori e un pezzo dentro, ma stanno vicino al parco, di avere l'opportunità di vedere risarciti i danni molto migliore che non rispetto a quello che succede oggi. Siamo arrivati alle
tre minuti di buco, io ovviamente sono qua, ditemi, volete parlarne ancora, avete qualche curiosità, qualche approfondimento, vi siete addormentati, il narcotico ha funzionato? Qualcuno di voi ha mai visto un animale che si sveglia dopo la narcosi quando gli si fa l'antidoto? Ti è capitato? A me è capitato con orsi e lupi di vedere un orso 230 kg completamente abbandonato, non mi ricordo come si chiamava l'antidoto del... La miscela per narcotizzarlo era xilazina ketamina, ma l'antidoto non mi ricordo... forse vedere questo bestione completamente abbandonato nel giro di 60 secondi, devo dire, come gonfiato da un pallone, l'orso in piedi, partire a palla di cannone, una cosa spettacolare, mi piacerebbe vedervi uscire da qui. altri punti? Sì, i due quadri di distribuzione, 14 anni, 2000 e 2014. Ovviamente a questo punto c'è uno spopolamento in Italia con 5 Sì. E quindi fino al Salento, fino a giù? Fino al Salento non mi meraviglierebbe, mi dispiacerebbe trovarlo al Colosseo, perché non è escluso. Però è una bella domanda, ed è anche una domanda giusta, ce lo stiamo chiedendo anche noi, perché ovviamente siamo preoccupati che laddove si ipotizzasse che in qualche caso si dovesse anche procedere a degli abbattimenti d'emergenza, siamo preoccupati che su questa, come dire, apertura di un fronte qualcuno ci si butti sopra per chiedere che poi gli abbattimenti vengano fatti in misura molto maggiore di quello che noi vorremmo. Sono delle, se dovesse assegnare delle percentuali, cioè l'aumento della popolazione di arretramento dell'agricoltura o l'aumento di aree naturali, o l'aumento di attenzione nei confronti, diciamo, dell'ambiente, dell'arretramento dell'agricoltura. Come dici? Tendenzialmente anch'io. Cioè che ha creato comunque dei corridoi. Però guarda, la chiave io credo che sia quella che vi dicevo stamattina, ragazzi, abbiamo a che fare con una delle specie ecologicamente più plastiche che esista sul pianeta, nel senso che è un animale che vive a 40 sotto zero, ma vive anche in Israele e in India. Dopo solo 60 anni, se tu mi dicessi è tornato dopo 6.000 anni, ti direi, beh, fai bene a portelo. 60 anni è... ecco, questo è 60 anni. Perché è tornato sulle Alpi? Sulle Alpi manca da 100 anni, eppure le ha ricolonizzate tutte. Mi meraviglia che ancora non abbia attraversato a nuoto lo stretto di Messina e abbia deciso da solo di ricolonizzare la Sicilia a me. Mi meraviglia davvero. Per cui non vi meravigliate, questa è la natura... è che noi siamo abituati a misurare il tempo dei fenomeni naturali col nostro tempo biologico. A me dà un po' fastidio l'idea che io nell'arco di questi miserabili 60-80 anni che campo vedo così poco, quando sono capace di studiare la storia che mi fa capire quanto complessa e articolata e quanti andamenti sinusoidali potrei, mi sarebbe piaciuto poter assistere, vedere, non solo sapere per tradizione scritta o orale. Però è così, 60 anni sono niente. Lei è sicuramente più giovane e più bella di me, no, questo è garantito. Immaginare che piani a Castel Sant'Angelo, ma lei lo sa che sopra i ruderi di Porta Salaria, di fronte alla Rinascente, Piazza Fiume, io ho un'amica architetto che ha l'appartamento in cima sopra, esattamente. Sopra ci stanno due nidi di gabbiano che se lei vuole vedere la nidificazione del gabbiano la vede lì. Ma lei sa quale risposta c'è? Perché stanno lì? Per le immondizie, per la quantità di immondizie, la famosa discarica di Malagrotta, quella enorme di cui avete sentito tutti parlare vicino Roma, voi andate lì e trovate la più densa popolazione di gabbiani di tutto il Mediterraneo, non d'Italia, di tutto il Mediterraneo. Esattamente. E noi quando eravamo bambini il gabbiano lo vedevamo quando andavamo al mare. Oggi, ma perché le cornacchie grigie?
e le volpi che nelle città dei civilissimi inglesi sono nei centri storici, perché sono state capaci di abituarsi a tutta una serie di situazioni di opportunità ecologica, quindi cassonetti di rifiuti accessibili. Noi che una volta utilizzavamo tutto, pure il pane secco, oggi ci vanno a finire le lasagne appena fatte nel cassonetto, è chiaro che le volpi sono mica stupide. L'evoluzione è stata la misura della capacità degli animali di adattarsi a situazioni minimamente accettabili per loro. Questo è. E quindi, per tornare alla questione del lupo, a me non meraviglia affatto, cioè non dovete vedere come una cosa epocale, dopo 60 anni il lupo è nelle murge. Allora, lo trovo assolutamente in linea con quello che è successo in tutto il resto d'Italia. Anzi, io mi sarei aspettato che avrebbe fatto passi più veloci verso le murge, verso l'entroterra pugliese-lucano, di quanto non abbia fatto nella riconquista delle Alpi. La riconquista delle Alpi mi ha meravigliato la velocità, e tra l'altro attraversando zone dove probabilmente è riuscito a predare molto su specie selvatiche, perché non c'è stata una grande lamentazione mentre attraversava le Orobie, le Pennine, cioè soprattutto le Alpi centrali. Noi non abbiamo avuto dagli amici e colleghi che lavorano in Lombardia una grande effervescenza di, sai, quando arriva il lupo, per esempio nel versante francese, gli allevatori francesi che sono una potenza politica anche, hanno strepitato. La Francia deve uscire dalla direttiva Habitat, insomma ne hanno fatte di tutti i colori. Io mi aspettavo che quando i lupi, oppure in Svizzera addirittura hanno deciso con la precisione svizzera che quando un lupo uccide più di 7 pecore deve essere abbattuto. Ma c'è la legge svizzera, voi non ci credete. Se un lupo, c'è scritto, cioè lupo, ogni lupo gira col suo tesserino di quante ne ha ammazzate, cioè io non lo so come facciano a deciderlo, ma è così. Hanno deciso che se un lupo uccide più di 7 pecore è destinato a morire, è troppo pericoloso. Ma aspettavo non questo, ma qualche cosa di simile in termini di proteste, riluttanze. Invece è arrivato tranquillamente alla Slovenia, un po' di problemi quando ha attraversato l'Alto Adige, ma niente di eccezionale. E questo mi ha meravigliato molto, significa che ha trovato condizioni ambientali che hanno permesso questi passi veloci. D'altra parte, se guardate quanta strada ha fatto, ve le ricordate le due immagini del 2000 e del 2014? In 14 anni, non 60, in 14 anni ha attraversato tutto l'arco alpino, 1500 chilometri. Voi qui il lupo in Lucania, in Irpinia, non è mai scomparso, cioè il lupo era dietro l'angolo, era sotto casa, è bastato fare così e lui è venuto. Ma in passato chi controllava? Il Padre Eterno che funzionava abbastanza bene. Come tutti i predatori, aveva soltanto l'uomo. Ma certo, il lupo davvero soltanto l'uomo. C'è una storia incredibile, voi... Non avete idea di quello che ha fatto l'uomo per liberarsi del lupo? Molto più di quello che ha fatto per qualsiasi altra specie animale. E non ce l'ha fatta, per fortuna. L'ho detto stamattina, viene controllato dal basso. Ma viene controllato dal basso, nel senso che il lupo, come il cinghiale, è controllato da parassitosi intestinali, da ectoparassitosi come la rogna, che abbiamo detto. Sai quanti ne ho visti di lupi morti per rogna o per cause direttamente o indirettamente collegabili? È così. Chiudiamo, suoniamo la campanella della ricreazione. Vi ringrazio davvero tutti, è stata una piacevole esperienza, speriamo di rivederci. Ciao, grazie.